Buonasera. 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 Buonasera, Buonasera, Karim. Buonasera. 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 A tutti Buona sor. un buonasera. Buonasera. Com'è? E Tutto bene. voi in chat? Stanno tutti male. Tutti tristi. Tutti vita di me. Dopo Vabbè, mi riconosco il spiace però. problema, certo. Vi abbraccio. Perché il mio audio è bassissimo? Ah, vaffanculo, perché ho abbassato da qua. Parlami, Karim. Madonna, Ti ma io ti ho parlo un po'. alzato troppo, aspetta. No? Perché prima montando ho abbassato l'audio del mixer e poi dopo l'ultimo incentivo ti ho alzato adesso. Come sentite, Karim? Parla, Parlo. Prova a parlare. parla. Tutto bene, Tranquillo, tutto bene. tranquillo. Grazie mille. Un botto di gente, guarda qua, state No, fermi un prima attimo. richiamo. Grazie a Bendicott per i 13 mesi, Alessia per la sub, Scorfin, subora, scappo a cena, buona live altrettanto. Grazie ad Erika per i 2 mesi, a Longo Alex per i 42, a Gabs che dice: Io Toby merda, 43 mesi sono veramente troppi, non so Bugia, bugia. che dire. Come? Lo sto leggendo, guarda, vedi, Io Toby merda, Karim culo, te si vuole No. bene. Gatto, Karim Questa è casa no. mia, entra. Faenga Non ha c'era detto neanche Karim gatto, non c'era puzza, scritto. come no? No, non c'era Sì. scritto neanche. No, non è vero. Novelone ha detto quello lì che c'ha più iscritti fa più schifo. Cazzuto losco con la cappa mi è piaciuto. Perfetto. Grazie Unicorn Essence, buonasera Ah, gatto, sì, mi finalmente abbiamo ricordo. un anno, tanti auguri anche a lei, grazie. Grazie a Rax per i 4 mesi e a Lorenzo per le 2 sub. Avete Riccardo, dai una visto? bacioca, Ho bacioca. cambiato l'inquadratura. Ho tagliato un po' di me stesso leggermente, però che dite? Vado a Com'è? vedere. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Adesso non si vede più il bianco che c'è di là, è un po' più. Gnegnis, sono tanti mesi di ficcanza, grazie mille. Vi piace? Nemmeno me ne sono accorto. Perfetto, sono molto contento di averlo Effettivamente fatto. si nota pochissimo, però sì. Lo noto io però, perché manca Dopo riconosco proprio il il bianco lì a sinistra. Cioè, problema. è molto più pulita la cosa. Se un pelino forse no, è la luce, Ah, si sì, vede mi ricordo. la luce e non si vede più il greenscreen a terra. Adesso è un po' è semplicemente tutto più pulito, tutto un po' più pulito. Io dovrei stare un po' più in alto, ma la sedia poi dopo quello che Tu devi è. Valorizza essere. il tuo viso, No, si grazie. pronuncia Adesso sto su con la Aiko. sedia e mi verrà un mal di schiena della Madonna, stai a vedere. Sembri molto basso, lo sono, sono basso, dovrei aumentare qua. Però il problema è che dopo sono scomodo. Diego, certo che ti ho messo in cantina, Ah, scusami, sì, mi siamo al 10 ricordo. di gennaio e ho fatto anche entrare Ascanio. Dai, la sedia è massimo d'altezza. Adesso no, cioè no, però per evitare dolori alla schiena dovrei stare un pelino più giù. Ok, no, troppo. E che cazzo nel culo. Ah. E Scania tra l'altro, infatti. Infatti è andata. Grazie a Ryumi per i 13 mesi. Ah, sì, mi Feffalin, vedo bene ricordo. Fasmofobia. Allora, sì. Noi giochiamo Fasmofobia perché, come al solito, ce lo state vendendo come se fosse Tu l'aggiornamento devi della vita. essere A me, Igor. No, almeno. si pronuncia Aigo. E, A me secondo nessuno ha detto me... nulla. Lo sanno che non mi piace. No? No, nessuno. L'hanno fatto Anche bene. perché è uscito da un po' l'aggiornamento di Sì. Phasmophobia. Sì. E, infatti anche Lino, appena è uscito l'aggiornamento, ha detto giochiamo! Minchia, Appena, veramente? sì, Mamma, che boh, voglia. vediamo. Infatti ho aspettato che domani poi inizio un'altra serie, oggi era un giorno Dopo singolo, ho riconosco detto il problema, vabbè, certo. dai, proviamo questa Famolo. roba. Mambio, finalmente mi riabbono, chi più se lo merita, hai esagerato, grazie mille. Grazie Maurizio, Tu devi grazie essere Gato per Igor. tutto quello che No, fai, si sono due pronuncia mesi, due come le Aiko. chiappe di Karim. Questo l'ho letto. Puoi confermare Sì, la quantità di confermo. chiappe? Ok, Ma tra l'altro, perfetto. scusa, le chiappe sono entrambe. Se metti due chiappe, non sono Chiappa. tipo due paia? Dopo Perché buono che conosco il proprietario, ma certo. Due chiappe. già chiappe vuol dire entrambe. Due chiappe? No, ma no, non è una quantità chiappe, Dopo è buono che conosco plurale il proprietario, ma semplicemente. Non è certo. come una dozzina di uova. Esatto. Hai ragione, come due scarpe. Non Ok, è. sì, ho Non... sbagliato io. Non è ci pensavo plurale. che. Una Sì. chiappa, due chiappe, due o più chiappe. Uso poco chiappa come parola, quindi. Male. Eh sì. Aspetta che aggiungo anche Lino nel frattempo.
Dov'è? Occhio che adesso non ci cacca, eh. Oh no, dove mi ha mandato? Mi ha fatto rifare la chiamata. Dove siamo? Non lo so, perché è che c'è Discord che per qualche motivo si salva tutte le chiamate che ci siamo fatti e mi dice: "Oh, guarda che dovresti riusarne una vecchia piuttosto che farne una nuova", e mi sento sempre a disagio, allora l'ho fatto. Però non boh, non so Sì, dove sia non so. l'utilità. Vabbè, aspettiamo. Linus. Potete scrivere a Lino, per favore? Grazie. Ma era già entrato in Fasmo, Lino? O in bagno? Però non parla a noi, cioè, quello è il problema. E tu mandalo a cagare, va bene. Si deve sempre risolvere tutto così, Q? Eh? Niente. Buonasera. Eccolo, buonasera. Ciao amici, Niente, come ragazzi, non mal di state? schiena con la sedia così. Devo metterla Bene. così. Tu, meno male, meno male. Io ho appena finito di giocare a qualcosa di terribile. L'abbiamo L'ho visto. visto. Alla fine l'hai comprato, quella Nel frattempo, schifezza. grazie mille a Ovvio, ed Fra, è buonasera Gattone, grazie per tutto, grazie mille bello. a lei, grazie mille a James per i 500 bits. Cioè, Purtroppo non riesco più a non lo seguirti come so, ho prima, dovuto ma questo per chiudere farti sapere che ti voglio bene anche a 77 lei, volte ho grazie dovuto chiudere mille. quel gioco perché si bloccava Grazie a sempre in un Frappe, tanto che non ascensore, uso però Twitch è e non seguirò mai intrigante. nulla, Va però bene. adesso voglio ritornare a Non seguirlo, dovrebbe più grazie mille, cagare. grazie. Sono contento. Alla Grazie a telecamera era Shivan per i molto 20 vicino, mesi, più che al altro, Muflon che errante, dava Sandro fastidio. Gattone e Ma Guari che 40. suoni Sì, poi, sto aspettando. Una benedizione per la lasciamo professione, lo tantissimi metto al auguri, massimo la luminosità. tantissimi. Perché la luminosità al massimo? Non lo so. Grazie Lucide per i Luminosità 38 mesi, cursore. SFG, Sì. buonasera, che bello rinnovare in questa serata. Devo Lino, aprire? si Si impegni per apre. favore? Sì, stasera Ah, vince. Gatto c'è ancora? Sono qui, Sei? sono qui. Ah, ok. Stavo ringraziando, non volevo Ah, ciao, Faina. No, interrompervi o parlare, guarda, parlarvi sopra. non... Stai tranquilli. Comunque, tutto bene? Siete bene? Siete belli? Sono Sì? bello, devi dirmelo tu, sono bello? Sì. Ah, Beh, allora dove sono? non era convinto. No, No, sono convinto. Vabbè. No, ho chiuso il gioco. Ero convinto fosse esci dal menu. non Mannaggia. voglio avviarlo in VR perché mi chiede questa cosa. Dovremmo provarlo in Va bene, VR. si va al buon. Ma non c'è il Sì. teletrasporto, quindi vomito. Ma tu ancora non hai più risolto quel problema lì. No, ogni tanto, ogni tot ci provo. E appena vado avanti sento le budella che Devi salgono. giocare E in una quindi... stanza fredda. Poi cos'è Un che bisogna frigorifero. fare? Vai in macelleria. E ci sono le cose. Poi ti devi mettere uno di quei braccialetti per No, l'equilibrio, quelle cose lì. ma non era una truffa i braccialetti per Gioco l'equilibrio? da pronto Sboro. soccorso, No, vedi perché in come va. realtà Ok. non è per l'equilibrio veramente, ma per... Cioè ti stringo, c'è qualcosa nei polsi, ti toglie la nausea un po'. Non sono per Ma l'equilibrio se mi effettivo. faccio un impacco di limone, semplicemente, Non so dove come me? Cioè, funzioni. E che lo ci metto fai? sotto Sotto la lingua. No, il le limone, ascelle, per non però. vomitare. Che sotto l'ascella? No, Che... ci Non lo so! sono quei braccialetti che ti stringono il polso, che Sì, usano fine. anche per il mal d'auto. Si usano. Sì, ma io me li ricordo i braccialetti dell'equilibrio, ma non No, erano una sì, truffa? quelli per l'equilibrio sì, però se tu li usi per il Cioè, mal d'auto, no. bisogna Perché portare. loro te li No, sono vendevano una truffa, come... ma non se lo usi per il mal d'auto? No, perché ti... Allora, sono fatti per Non ho toglierti la capito. nausea, però non per tenerti un equilibrio migliore. No, ma io quelli mi ricordavo, ma funzionano? Erano una truffa? Io mi ricordavo fossero una truffona, Allora, quelli per stare in incredibile. equilibrio, sì. Zitti. Ma quelli Non che mi sono stringono il capito polso niente. sono per la nausea. Cosa Che hai sta fatto, succedendo Lino? da Lino? No, avvicinatevi alla Per porta questi 40 aperta. mesi tondi No, c'è tondi, il chiedo la benedizione jumpscare, più ma già lo grande che sappiamo. Mi possa. sono cagato Di quelle addosso. chieste fino a benedica la Ma è tesi che oldissimo, finalmente bro. hai Non lo Laura Seles. sapevo, che Tantissimi palle! auguri, tanti, tanti, tanti. E grazie. Mamma mia, Soffro di mal ok. d'auto e funzionano, vedi, dice Freja. Ma Ciao, mal di bellissimo, ma specchio. io mi ricordavo Com'è che ci si fossero una roba invitava? Ah, incredibile. dobbiamo parlare in game poi. Oh, Dio, quanti problemi. Allora. Ah, oddio, il fatto del game, è vero. Multigiocatore. Secondo me conviene che la fa Karim la Sì, creala partita. tu, Karim. Ok. Ok, non l'ho mai fatto, quindi quei Vabbè, dati su non stanno. multiplayer. Sì. Nella bacheca. Crea privata. E Avete ragione voi. poi Sono ci scemo devi dare il io. codice. Ok. Oh, che palle. Sì. Codice invito. Ok. Entra partita privata. Ok. Occhio a togliere la schermata, Lino, quando devi mettergli il codice. Ve lo scrivo Sono un nel... professionista. Un Sono un professionista. Meglio, così secondo. ti De toccano che? le No, non lo so. urlette. Tiè. Karim, e quando me lo ricordo sono... È troppo lungo. Sono 6 numeri e 3 sono uguali. Aspetta No, che non è... fosse... Ma non me lo Dai, sono io neanche sono copiato e un incollato. Sono mago. entrato e basta. Infatti. Ok, perfetto. Ok, vi posso far vedere.
No, io prego che funzioni l'audio del microfono. Funziona? Come funziona? Ah, ok, perfetto. Qual era il tasto per parlare che non mi ricordo? Io l'ho messo sul mouse. Prova. Prova. Mi senti? Io ti sento. Tu mi senti? Sì, io ti sento. Perfetto. Mi sono uscito. Adesso mi senti dalla radio? No. O qui non ce l'abbiamo la radio? Sì, aspetta. Grazie Manuel, buonasera a lei, grazie mille. Okay, no, non è doppio Karim, stiamo facendo il test di microfono, allora! Ma non è attenta, non è! Si sente in me? No, Lino, no, non si sente mai perché hai un mixer di merda, va bene? Allora, prima di tutto, non si permetta! Allora, però ha ragione. Scusami. Però ha ragione. No, non è no, è che non ricordo il tavolo, forse era questo, come si parlava? Mario? Ah, oh, che paura, funziona. Ma perché è fortissimo? Ho spostato la radio, camera si sente? Pugno, com'è possibile? Ok, ciao, Fruit. Grazie. È attaccata alla radio. Che cazzo di pugno ho tirato? No, la radio non si sente qui. Ah, mannaggia, va bene. Ok, perfetto, allora non ce l'ho spostato. Che belli che siete. Grazie, allora, io non so che personaggio sono. Vai, Karim, io scegli aggiungo, tu. Vado. Ah, giusto, aspetta che bisogna aggiungere... Ma mo bisogna capire i contratti nuovi, quali sono. Dove sono io, che cosa c'ho. Io c'ho $17, quindi credo di poter aggiungere Kist e basta. Qualcuno lo sa quali sono i contratti nuovi o se c'è un contratto nuovo, una mappa nuova? Perché io so che c'è i rituali adesso, c'è un macello che si può fare. Ma è una mappa specifica? C'è il campeggio che è figo, ma è immenso. Oh no, passeremo tutto. Oddio, figo non è, l'abbiamo giocato. Ma non era neanche immenso, se non mi ricordo male. Era abbastanza piccolino. Beh sì, c'era quello più la casa, non so se ti ricordi. Era poco, no? Ok, la nuova dicono che è campsite. Però mi sa che è quella che campsite. L'abbiamo già fatta. Vabbè, la possiamo rifare. Eccola qua. Facciamo campsite, dilettante intermedio. Dilettante. Ma c'era la difficoltà prima? Sì. Sì. Non l'ho mai fatta la partita, scusatemi. Pronto. Pronto. Pronto? Ok, ci sono. Ho fatto, ho aggiunto. Inizio. Lo gioco da un sacco sto gioco. Veramente tanto. Sono pronto. Sei un maledetto. Insalata ci chiede, ora che ci siete tutti e tre, volevo chiedervi se giocherete in coop Wizard with the Gun. Non ce l'ho minimamente preso. Cos'è Wizard with the Gun? So. Sembra interessante però. Potete ripetere che mi ha laggato tutto, perdonatemi. Se giocheremo tutti e tre a Wizard with Guns. Che cos'è? È esattamente la risposta che abbiamo dato. Prova. Aspettate, ma ci sta mettendo 20 ore a caricare. Come sì, vabbè, anche te, l'altra volta a te ti ha dato questi problemi. Ma sempre Phasmo, porca miseria. Ma Phasmo ha distrutto il computer, mi laggava anche Discord. Ok, vabbè. Cioè proprio si bloccava. No, non lo conosco quel gioco. Ready or Not è un altro. Sì, il caricamento che è un po'... Ready or Not, prova. Che puttana, gatto, sì. Okay. Prova. Perfetto, mutiamoci allora. Cosa è successo? Okay. Mi sentite? Io rimango smutato, sì. Ok. La radio funziona? Grazie Ax, alla fine si trova sempre dove siete stati bene, grazie. Lino, non ti sentiamo. Lino. Linus. Lino! 19. Abbasso Karim. Lino! Grazie Andre, no, per come sei, ma al contrario, sempre migliore di tre altri. Grazie mille. Allora, mi sento pronto? Adesso sì, funziona. Ok, perfetto. Hai avuto il mixer? Perfetto. No, è che non ricordo il pulsante con parlare, sto prendendo un po' tutti quanti. Ecco qua. Allora, e non c'è stata occasione per provare. Dobbiamo scoprire che fantasma è. Il lettore MF, ce l'abbiamo il lettore MF? Direi di sì. Purifica l'aria. Sì. Un po' di indagini. Si chiama Donald Taylor. Donato? Risponde a tutti. Io prendo questo. E si arrabbia se lo chiami. Quindi come si giocava? Cioè, risponde a tutti, ma si arrabbia se lo chiami. Come? Vabbè, ti risponde per gentilezza. Esatto. Però non gli devi rompere il cazzo, non devi approfittarne. Mi sembra più che giusto. Allora, io prendo il lettore MF, la torcia e... L'audio è fortissimo delle vostre voci, porca abbassa, miseria. Abbassa, Karim. Sì, lo puoi abbassare. L'ho abbassato, ma vi distruggi il gain. E quindi vi sento tutti altissimi. Così io non ho la torcia. Argento? Qua ce n'è una. Vabbè, male che va, parliamo su Discord e ci muriamo quando moriamo. Grazie, l'ho presa. E io che prendo? Io prendo questo marsupio. Ho preso un marsupio qua. La torcia? Tasto destro.
Sì, per tenerla. Sì, bravo. Sì. Ok, tutti alti, adesso li abbasso. Ma scusa, ma non c'era un rituale da fare, qualcosa con l'aggiornamento? Non trovo niente. Ma si è una truffa questa cosa. Perfetto. Come se prima il come si chiama? Il libricino che non ci gioco da 7 giorni, anni. Però non mi ricordo. Ok. Va bene? Sono bene ora? Ilunga forse? Sì, Ilunga. Jay. Ok. Hanno cambiato anche il menu con resto, bello. Ma se che cazzo? Vabbè, Lino, vai avanti tu. Gatto, puoi sto aprire leggendo il libro. Il diario. Sì. Ok. Che cazzo cos'è? La tombola? E andare in panoramica e vedere che ha attaccato la chiave con un pezzo di scotch. Mi fa molto ridere. Ok. Vado avanti io? Sì, sì, grazie Linus. Tutto bene ora? Va bene. Grazie Diana per i 13 mesi. Welcome to Jurassic Park. Non mi piace questo modo. Adesso purtroppo ogni volta che uno dice welcome io penso sempre alla spa per uomini. Sì. Scusa, perché? È perché ogni volta che vado in autostrada ci sono quei camion lì che me la fanno vedere. Va bene. Com'è che si chiamava Taylor? Aspetta, vado a vedere. No, non si chiamava Taylor. Sì, si chiama Taylor. Come si chiama? Non mi ricordo più. Donald Taylor. Se parlo qua mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Faccio un po' di nuovo qua. Ah, che fastidio, devo trovare di nuovo l'altezza giusta della sedia. Come che camion frequenti? Non vi è mai capitato? È in Austria? Non è che frequento camion, è così. Ok, così dovremmo andare. Allora, andate, come se fossi lì, No, dai, vieni. Ma non sei qui. Adesso sì. Allora, con sto faro negli occhi. Ma che occhi? Spegnila. Hanno migliorato questa cosa della luce, sì, per caso? È molto carina. Prima non credo. Boh, a me non so. Io sono in bagno. Com'è che... Donald Taylor? Ma si incazza se gli parlo. Io non voglio parlargli. Cioè, non voglio farlo incazzare. Io direi di andare un po' avanti, così... No, sto esplorando i bagni. Aspettate che dovrebbe esserci da qualche parte il generatore. Dovrebbe esserci il generatore qua dietro. Ah, c'è un osso, ragazzi, una tibia. Non sappiamo dove sei, è molto buio. Salve gatto. All'inizio possiamo seguire solo un past, ma questa volta San qui presente. Sono fan anche di Karim e giocando in casa posso solo dire Karim culo. Grazie. Dov'è? Mille, let's. Come, scusa? Dov'è il generatore? Allora, no, il generatore dovrebbe essere qui dietro. Io ho raccolto un osso. Ah, ok. Il generatore sento un rumore, l'avrà acceso lì, no? Senti? Ah, sì, mi ricordo. Sì, lo sento. Hai acceso il generatore? Andri, 11. Io trovo. Come se inventa lei qualcosa, sempre minori 3, grazie mille. Funziona. E vai, vai. Ricordate, dicono, quando vi insegue dovete spegnere tutti i vostri gadget e nascondervi. Se scappate, come fate al solito, vi prende sempre comunque. Va bene. Oh, eccoti. Che paura. Lino, sei stato attento a quello che ho appena detto? No, perché non hai proprio parlato in radio. Io ero lì giù, cosa hai detto? Non è vero. Karim era qua. No, io Karim era qua. Ma io ero lì giù. Lino, Karim ma io ero lì giù. Ma io ero qui giù. Ma non c'ero. Quando un fantasma ci tocca, okay, le parti intime, devi spegnere tutte le attrezzature che ha. Ah. Spegnere tutte le attrezzature che hai e nasconderti. Quindi cosa devi fare? Va bene. Mi chiudo, tutto, spengo, vado via. No, giusto? Devi nasconderti. No, nascondere. Non scappiamo, giusto. Devi nasconderti. No, non scappiamo. Partiamo bene. Sì, comunque, potevamo scendere qualcosa senza il diluvio? Non c'era? Vabbè, ma sotto la pioggia è più romantica. Entriamo in tenda, raccontiamoci delle ma storie. Ma l'hai sbucciata questa tenda. Che bello. Donald, sei qui Donald Taylor? Donald Taylor. Ah, io c'ho un MF a 1, Provo a accendere ma il mio. Ma pure tu c'hai l'MF? Ah sì, no, io c'ho un'altra cosa. Vedi no, che cretino, cosa te l'ho detto prima. Non, no, anche lui c'ha l'MF. Ma è sempre l'MF. Ah, vabbè, io utilizzo ma perché l'MF. Parlo con te? Ma vai a far culo, va? Donald Taylor?
Donald Trump. Donald Trump, ex presidente degli USA. Donald Swift. Chiamalo. Antonio. Antonio. Carlo, questa è la prima volta in due anni. Allora. E passa che non scrivo una cagata. Ma, oh, scusami, potremmo provare a cantargli una canzone, magari arriva. Grazie. Credo abbiano aggiustato un po' l'audio. Sono qua. Sì. Hanno aggiustato un po' l'audio che già a tipo 10 metri non vi sento più. Bello però. Qua c'è un sacchiotto. No, sai cosa? Fai probabilmente non senti perché c'è un diluvio universale. Aspetta. No, no, proprio là si attutisce tantissimo l'audio. Dobbiamo trovare una casa, dicono. Vabbè. Provo a vedere con la casa nel bosco. Siamo tornati indietro. Ah, perché dicono che spawna proprio solo in casa, però. Cazzo, noi andiamo a cercare la casa. Ho sentito. Grazie Pinco, sono 20 come 20, non mi viene nulla in mente. Saluti anche a lei. Grazie mille. Come sono adesso l'inquadratura? Sono un po' più giusto? Mi sono alzato un po' con la sedia. Mi sono dovuto mettere i piedi sul dagotto però per stare un po' comodo. È un po' un problema sta inquadratura maledetta perché dovrei mettere la telecamera più in basso e puntare in alto, però se faccio così poi dopo mi si taglia ancora di più. E prima avevo tanto spazio sopra la testa, che voglio comunque che si vedano le orecchie. Mi avete lasciato da solo, dove siete? Sono al bagno. Ero davanti a te, ero davanti a te. No, è che non posso zoomare. Mi sono fermato a vedere. Ecco. Madonna. Ma che poi si zoomo, si va così. La cosa figa è che qua adesso di là è tutto tagliato. Lì c'è un sentiero però, è un po' più giusto all'inquadratura. Se vogliamo andare a dare un'occhiata. Vai, ti seguo Lino. Mi sembri uno. Ragazzi, qui qualcuno ha cagato su questo qua, eh? Scusatemi. Come si apre? Non credo si possa. E infatti, ecco, si apre. Così. Ok, non c'è un cazzo. Donato! Cerchiamo la casa. Donato di là. Sì, Nicolo. Nicolo. Quando sento il tuo profumo, Margherita. Dov'è? Qui, trovata. Karim, vieni. Dove eri prima? Vi vedo. Ok. La casa non ha un bel aspetto. Vabbè, non dobbiamo mica affittarla. Abbiamo un problema, ci serve una chiave. Ce l'ho io. Ok, perfetto. Perché metto più in alto e punta in basso? Prego, a lei. Come si sale? Ah, non si apre mica. Sono, si è schiantato con... Magari c'è un'altra entrata, non mi vedere. Sì, beh, sicuro c'è un'altra entrata. Lo zerbino? Generatore qua, eh? È qua. Tira il generatore, vedi un attimo. È qua! Abbiamo acceso il generatore. Ma sono dentro! Ma era per aprire la porta, era per... Ma sei scemo? Che è successo? Eccoci qua. Ma che bella questa casina. Mi metto comodo, eh. La telecamera. Divertitevi. Fai come se fosse casa di un altro. Perché se la metto più in basso. Cioè, è giusto che sia dall'alto perché così gatto? Vedi di più. Molto carina. Dimmi. Gatto? Dimmi. Ti sei fermato un quarto d'ora. Stavo spiegando il motivo per cui ho messo la telecamera più dall'alto verso il basso e non dal basso verso l'alto. Vuoi spiegarlo tu? No, tu la telecamera non l'hai messa dall'alto verso il basso, però. Come no, sì. No, tu l'hai messa in alto. Dovevi inclinarla lì giù. L'hai inclinata lo giù? È? Beh, certo. Concordo. Ma adesso, l'hai fatto adesso o quando hai iniziato la live? Da prima della live, sì. No, assolutamente non è inclinata verso il basso. Lo è. Non tanto, ma lo è. No, è veramente un grado, gatto. Se lo dovresti so, farlo so. Perché sei quasi sprofondato sottoterra. Adesso non più, mi sono alzato con la sedia. Ah, perfetto, allora sei centrato adesso. È che non ti ho. Lino! Che non mi chiamarmi mai più, che paura. Caesar, per 5 mesi. Scusa, io sento la TV fare le bizze, ma è spenta. Io. No, è spenta. L'ho accesa io per fine. Devo usare il dagotto perché altrimenti sono c'è un po' c'è telecomandino. Che in realtà dovrei metterne proprio così. Non lo so, io non mi trovo. Dispiace averti deluso. No, ma tu l'accendevi e si vedevano le bizze.
No, non si vede assolutamente niente. Ma sì, si vedevano le pizze? Io comunque si sentiva ma i Donald, suoni, però. Donald Swift. Taylor. Donald, no, Swift. Ronaldo. Donald Swift. Io vado. Donald Taylor. Ma è Donald Swift. Ah, scusa. O no? Ronaldo. No, aspetta, forse Donald Taylor. Com'è cretino? Che si chiama? Donald Taylor. Donald. Donald Swift. Che computer piccolo, aspetta. Ma è un computer di... Che è questo computer qua? È del 1000. Grazie Infinito per i 12 mesi. Ma poi che schermo minuscolo, che cosa? Un orologio, non è un computer. Ma poi è lungo, hai visto quanto è lungo lo schermo? Oh mio Dio, provate ad uscire fuori, cambia totalmente il suono, guarda. Madonna. Donald? No. Vabbè ragazzi, non c'è, che dobbiamo fare? Donald via. Taylor. Premi J. No, lo troviamo. Donato! Donald Taylor. E cosa... Che cosa fa? Mario? Chi è? Ha sussurrato. Sì, che? Qualcuno ha fatto... Qualcuno ha respirato. Vabbè, ve lo siete inventati. Cristiano? No, vabbè, si è in bagno, mi sa, gatto. Ma non dirle cazzate, va. Signora? Ronaldo? Donald? Donald? Chi mi ha chiuso la porta? Ehi! Donald Taylor? Taylor Donald? Donald Taylor? Sei qui? Sei... Oh, che paura! Non mi guardare, mi prego. Uso le MF Donald perché Taylor? Mi sono rotto il cazzo della radio. Vai. Ma non va niente, ma non c'è nessuno. Chi ha riempito qua il tegame d'acqua? Io ho riempito io. Non si fa. Perché così voleva dire se l'acqua si sporcava. Mario! Ma devo chiedere dove sei. Dove sei? Donald, dove sei? Oh, sento interferire? Donald, dove sei? C'è qualcuno! Donald, dove sei? Donald Taylor? Donald Taylor, dove sei? Io l'ho visto sulle scale, per un attimo. Ma non dire le cazzate ogni volta. E vedi qui, che vedi bippa bippa? Due, pa pipì. Ma vabbè, si mette le robe questi. Ma guarda, prendi le MF, guarda. Fa due. Donald Taylor? Dove sei? Dove sei, Donald? Dove sei? No. Dimmi la verità, dove sei, Donald? È casa tua? Ho detto vai giù lì. Ma scusa, ma che piano molto piccolo e basso. Troppe luci accese. Sì, è veramente basso. Ti viene la gobba quando devi cucinare. Oh! Oppure siamo noi al tizio. Avete parlato voi? Sì, abbiamo parlato noi. No. Ho sentito una voce. No. Boni. Ronaldo. Aspetta. Ah no, forse il gradino. Era la scala forse, sì. Però mi sembrava proprio un borbottio, mi è sembrato. Donald Taylor? Sì, è la scala, ok. Ma è saltata la luce o l'hai spenta tu lì? L'ho spenta io. Donald Taylor? Donato, mi ha chiamato. Donald Taylor? Mario! Non c'è. Però c'è una foto. Chi sarà di voi Donald Taylor? Venite qua, facciamo queste... Esamina, cioè questa discussione. Sono un sacco di persone. Donald Taylor, sì. Chi sarà Donald? Ma non inclinarti così che mi fai paura, guarda. Chi Donald sarà? Taylor. Tutti questi signori. Ah, ecco chi è, vedi questa bambina? Un po' di curva. Un po' di? È un po' di curva questa persona, vedi? Un po' di curva, ok. Io vorrei ricordare a Gatto che ho la sua chat aperta, quindi si sta facendo uno scherzone. Chiudi, non dite niente, fuori? Non dite niente. No. Ditegli che sono morto, ditegli che sono morto. Ma non si chiamava Donna, no? Dite tutti, no, è morto. Donna, non si chiama né Ronaldo né Donna, cosa dici? È rinnovato. Si chiama Donald Taylor. Grazie che ne abbiamo nel frattempo, 5 anni, non abbiamo iniziato a farlo con Gemma Dente, tantissimi auguri per la sua fare come cosa. Finta, coglioni di merda in chat, ma per chi mi avete preso, scemi! No, scendi prima tu, perché io poi non lo so dov'è il gatto che mi fa paura. È qua sto coglione. Ma che ma fatti i fatti tuoi, ma cosa leggi? Cosa leggi? Donald, sei qui? Che è successo? Sei inciampato? Sì, ma allora sopra bippava però, torniamo Donald dopo. Taylor? Beh, Bonnie, venite qua, spegnete tutte le luci e venite. Le luci, spegni.
No, anche è questa. È quella all'ingresso si spegne, aspetta. Spegni la luce, deficiente. Ma sta facendo rumore lui. No, ma le sto dicendo a Lino di spegnere la sua di luce. Lo spesso, solo... Ah, che paura, è tutto spugno. Anche le torce, spegni tutto. Ok. Spegni questa torcia. Ma non okay. Vedo niente, ragazzi. Cosa spegni? Vabbè, ti orienti un attimino. Mamma mia. Che è sta roba? Ah, zitti, la, sta luce, la spegni. Il Kinect. Spegni! Non vedo, sono uccidato! E stai zitto, dobbiamo ascoltare! Oh! Ok, ma perché non capisco, con gli occhi ascolto! Ah no, appunto, è per quello che non ti serve la luce! Cretino! Sei qui? No! Ci sei? Donald Taylor, sei qui? Taylor Donald, sei tra noi? Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? No, mi sa che non c'è, ragazzi. No, ma è confermato che ci sia solo in casa? Beh, mica l'abbiamo visto qui. Tu l'hai visto qui. Io mi sto fidando di te. Io ha bippato, ho visto qualcuno nella allora, scala, ma mo c'ho paura di aver sbagliato, ma non lo so. Che puttana di paura! Mio cosa? Dio, cos'è sto suono? È la pioggia. Anche se vai no, fuori di qua, vaffanculo. Stai, vado a riprendere gli oggettini. Oh no, troppo calo pure, aiuto. Capisci, non vedo. Ah, ecco. Sei scemo? Zitti, zitti. Oddio, è qui. Ma, amici, ho sentito, è qui sotto. E qui lo sento, oh, gatto. Ah, no, 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 me le ragati. Tutto bene? È morto Lino. Sti cazzi. Come? Che paura. Era lì il cadavere. Vediamo. No. Come è morto? La Carrà. Guarda che carrambata. Vabbè, quindi che cos'è? È un imp? Non l'ho visto. Ti giuro, non ho visto niente io. Ma poi, scusami, io l'ho visto qua, l'ho visto sulla scala. E poi sto coglione di merda. Ah, è Lino di cazzo. Io l'ho visto sulla scala e poi ho ucciso Lino, che era il più distante di noi. Com'è possibile? Aveva la luce accesa, sto coglione. È quello che parlava. Parlava. Godo. Qua, godo. Sì, io ancora continuo a non capire se funziona o no sto cazzo di gioco, ma comunque. Del day one, questo ce lo stiamo chiedendo. Prendiamo per assodato che non sappiamo giocare. E lo dico perché lo dicono in chat, ma io sono convinto che non sia vera questa cosa. Però. Il telefono sta suonando. Che sia lì, no? Dall'aldilà chiama. Che interurbana. Che paura che hai mai fatto. Sì, è sparito. Ma la torcia, ma la vedi la torcia accesa di Lino sopra che acceca tutto? No. No. Non vedo il telefono però. Non c'è un telefono. Devi alzare la cornetta, Karim. Eccola qua. Pronto? Piazza Grande. No, non va. Spegni la luce e guarda sopra. Vedi che c'è il fascio di luce di Lino? Sì, è vero, vedo il fascio. Vabbè, almeno è zitto. Casa. Senti muggire? Sì, ma molto lontano. Sì, anche io sento muggire. Ma magari è uscito, eh? Ah, siamo chiusi dentro. Cazzo. Accendo le luci. Non si accendono, mi ha tolto. E allora Donald Taylor. Non dirlo. Signor Magalli. Mi butto dal balcone, ciao. No, non c'è il salto, non si può saltare. Ma si può fare un videogioco senza il salto? C'ha malapena la corsa, c'ha. Come si droppano le cose? G? Ecco. Sei coglione? Vabbè, perché? Perché l'hai pagato tu? Che te frega? È idrorepellente.
Vediamo. Com'è che si chiama? Taylor? Donald Taylor. Donald Taylor, dove sei? Sento un rumore tipo... macchina da maglieria. Ah, il generatore. Generatore, che macchina da maglieria. Perché non... scusami, se non conosci che i suoni, però... fino. Ecco qua, vai, esco, ciao. Donald Taylor, che è successo? Ha scattato. Ah no, sono caduto. Sì. Donald? Karim, qui c'è un coso da pesca. Penso proprio si può fuggire da qua come in Left 4 Dead? No. Allora niente. Ci sono delle bolle però. Jason! Ma che easter egg incredibile! Anche perché è proprio la, il lago. Eh sì, credo che sia tipo Crystal Lake. Che poi non era Crystal lui l'assassino. Che paura, pensavo... Che poi non era lui l'assassino. Tan, tan, era tan. La mamma. Ah, nel primo. Nel primo. Poi dopo hanno detto, cazzo, però potevamo metterlo veramente. E l'hanno messo. L'hanno anche mandato nello spazio, se ti ricordi, Jason. Ah, Jason X, me lo ricordo, sì. Sì. Perché c'aveva la maschera fatta di nanomacchine, tipo quella di Iron Man. Mamma. Voi che avete visto Iron Man in Avengers, com'è che si chiama? In Frizzy War. In realtà quella roba lì se l'erano già inventata con Jason X. Non hanno inventato niente, esatto. Ci sono le regole della casa qui. Grazie a Dio. E gatto, se vogliamo vedere anche solo cosa cazzo è, dobbiamo chiamarlo. Cioè, non c'è altro modo, dobbiamo capito, andare su più di chiamarlo. Cioè, l'abbiamo fatto, uno non di è due che si sacrifica sto... e l'altro corre e lo identifica. Dai. Io avevo portato il libro, ma l'ho lasciato all'ingresso del parco perché non sapevo fossero in casa i mostri, quindi... non sapevo fossero in casa, non volevo disturbare. No. La nuova serie di D-Max, non sapevo fossero in casa i mostri. Allora. Jason... No, non era Jason, era... Donald Taylor. Donald Taylor, vieni qui Donald Taylor, ci sei? No, non ho più lo cosino. Ci sei Donald? Hey Donald, hai vinto 1.000.000 di euro. Donald, vieni qua. Non riesco a accendere la luce. Io ti vedo dentro nell'impalcatura. Tu riesci? Anch'io, mi sa che sta arrivando allora. Allora sta arrivando Jason, il vincitore di questa settimana di Phasmophobia. Taylor, che paura. Dove sei? Si è spenta la luce, sta per arrivare. La paura si riduce. Facciamo il codice Morse. Lino è morto, sì. Allora... Che paura! Donald Taylor. Donald Taylor. Hey Donald, so che sei qui. Dove sei? Quanti anni hai, Donald? Quanti anni hai? L'ha chiesto in piemontese. L'ha chiesto. Quanti anni hai, Donald? Donald? Non fare il difficile, Donald. Karim, qui mi spippola tutto, eh? Karim? Gatto... non so cosa dirti. Che spippola? Non lo senti che arriva? L'ho sentito. Non l'hai sentito? No, l'ho sentito, l'ho sentito. Ha fatto scoppiare tutto qui. L'ho sentito. Ok, mi sa che è andato via. Non mi rimbalza più. Prima qua sull'intercapedine mi lampeggiava. Ha lampeggiato tutto. Però non l'ho visto. Ma non, che dobbiamo fare visto? Quindi adesso? Io non l'ho visto. No, l'ho sentito, mi ha lampeggiato tutta la spirit box. Dovremmo cercare altri oggetti. Mi sa che è andato al cesso, eh? Ha chiuso la porta. No, l'ho chiusa la porta. Allora, chiusa tu questa? Sì, sì, sì. Ok. Vabbè, e questo abbiamo capito che dobbiamo cambiare oggetti, gatto, dobbiamo andiamo oggetti. Indietro, torniamo indietro.
Grazie Loris, buonasera a lei, grazie mille. Karim, mi si lampeggia le palle. Sto per morire, gatto, addio! Non so cosa sia! No, 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 e no, e dai, e no, e no, e cazzo, e io, e io, e io me ne vado via, affanculo, sti stronzi, muoiono, mi portano qua a Crystal Lake, ma che cazzo sono, stronzo? No, no, ma vaffanculo voi, Crystal Lake, i fantasmi, ma non ci penso proprio, ma ti pare, poi con sto tempo di merda, vaffanculo, Taylor, come cazzo si chiama? Lui, Donald. No! No! Grazie Porri e Kebab per gli 11 mesi. E beh, e beh, e beh. Ottimo, dai. Ma te ne sei andato? No, sono morto. Sono morto. Sono morto, ma ucciso. Ma che stronzo sto fantasma. Ma veramente mi ha ucciso? Sì, sì, mi ha ucciso. Ah, era un chiaffone così tanto fuori? Sì, 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 non era neanche a metà strada, sono morto. Sì, però io ce l'avevo davanti, ma non ho mica capito, era talmente buio. Io non l'ho mai visto. Era talmente buio che non ho visto niente. Era un signore con un'ascia in mano, un generico, probabilmente un falegname. Porca miseria, non ho visto niente. Il monitor, che così magari guardando un po' più in alto mi dà meno fastidio alla schiena. Ma scusa, ma se faccio i suoni non li sentite? No. Quali? No, questi non li sentite? No, per fortuna no. Tu devi essere Igor. No, aspetta. Ah, no, è perché volevo fare gli scherzi, ma non li avete sentiti. Guarda, va bene così, direi. Sì, psych. Vabbè, dai, non ve li faccio gli scherzi. Allora, prendiamo una mappa un po'... Allora, senti, fai prendiamo più. Willow piccola. Street House, quella piccola, classica. Cioè, qual è quella piccola? È Willow Street o... Coppia Romana, si racchiappa tutto. Sì, sì, sì. Ci stavo lasciando parlare. Ma adesso ti sento anche in game. Ecco perché sono in diretta. Tantissimi auguri a lei, allora. Grazie mille. Grazie anche a Fat Cobra. Ho capito, volevo anche sapere... Se vuoi posso continuare fino un'altra mezz'ora, no? Allora, o Willow... Ma levatevi da davanti! O Willow Street o Ridgeview Roadhouse, ditemi voi. Mi hai detto parola a caso, scegli tu, non lo so. Quella IM c'è? Non è che... Willow Street, va ammazzato. Se no metto la prigione così non usciamo. No, via. No, no, per favore, non mi fare del... No, la prigione che ciao, palle ciao. L'altra volta, porca mamma troia. Mia. Non finiva più quella cazzata. Ho capito che abbiamo due ore, però non esageriamo. Comunque allora, l'aggiornamento di Phasmo, come al solito, goti, No, ma cosa avrebbero aggiornato, scusami? Adesso il menù è bello. Non hai rotto il cazzo tu con hanno aggiornato Phasmo anche sta un mese? Ma oh. Non è assolutamente va bene, no. Sotto di Phasmo, tu non hai detto ma anche questo vero. M'hai detto, anche questo mi hai rotto il cazzo. Mi ricordo, non possiamo fare un po' di backseating con la chat, gatto? Almeno ci facciamo dire ma come lo fa, cazzo non lo sanno, ma non sa nessuno come si gioca a sto gioco. Ci vuole una laurea. Loro dicono... E fai pronto, Karim. Questo... Ah, scusami. Questo è come si fa backseating. Loro ti dicono, fai questo, tu lo fai e non funziona. Però ore. Queste. Vabbè, a me di solito funziona. Ci montiamo col pallino adesso, sì. Sicuro. Che cazzo è successo? We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Ciao. Ho salutato la resub di Kremlitz. Ma no, l'ho letto. Non vi sento, amici. Lino è a livello 23. L'audio. Perché l'ha lasciato aperto. Non so come hai fatto. No, ho giocato siete molto. Altissimi adesso di volume. A quanto prima. Pare, amici, dicono in chat che esiste una cosa particolare nel gioco. Ovvero i tarocchi che permettono di resuscitare le persone. Ah, è quello l'aggiornamento. Non sono i tarocchi. Bisognava comprarli? Secondo me lì si trova in giro un po' come la tavola anduia. Ah, bello, va bene. Okay. Allora, amici, io non c'ho la torcia. Non abbiamo messo le torce. Non abbiamo messo tu le torce. Tu l'hai messa la torcia. No, io ne ho messa una. Io c'ho quella viola. C'è una nel bravo. Vabbè, allora, aspetta, giochiamolo per bene, senti. Sì, dobbiamo comprare le torce. Sì, compriamo per bene.
No, vabbè, posso riuscire, fai. Ma ce l'andiamo direttamente. Adesso come... mi scoppi nelle orecchie. Che cazzo ci hai fatto? Anche io. Ma lo sai, anche sono sti giochi. E si resetta. No, no, no. L'audio è giusto. E ripartiamo, ragazzi. Facciamo... Sì, sì, vai, vai, riparti, riparti. Dal come cambio. Si fa? Ok, a posto. Così. Praticamente vi ha resettato l'audio, ma con le barre di prima. Ragazzi, calma in chat, cosa sto leggendo? Cos'è sta follia? State tranquilli, che succede? Grazie a Webbino per 22 mesi. Grazie, grazie anche a Homer. 45 mesi di ficcanza, buon anno a lei signore. Un saluto a Chiara che vedrà la live in pasto. Un saluto a Chiara, grazie. Ok, allora, aspetta, aggiungi. Però io non ho neanche le torce normali, ma è strana questa cosa. Quelle non erano gratis. Aspetta che mi parlano di qua. C'è anche la scatola. Non mi ricordo, sai, non mi ricordo. No, non serve, adesso ti sento da disco. Io mi ricordo che erano incluse. Ok. No, le torce le devi comprare. Ma non comunque, parlare dicono... di sentiamo, siamo su Discord. Ah, sono su Discord? Ah, okay. Mi pareva che le torce base fossero gratis. Ricordo la male. La bambola voodoo e il rito? Torcia elettrica? No, 30, quella qua. Allora, io prendo la torcia potente. E ok, cos'è il calmante? Azzurro, allora, dicono... mentale. Che cosa può trovare? Non so cosa è successo prima. Garilon e cerchio di evocazione. Ok. Praticamente vi ha alzato di nuovo l'audio come se fosse al 100%, sì, esatto. Ma con le barre uguale. Come prima però. Uguale, e quindi uguale. Come facciamo? Devo mettere via 1%? Prendo il libro. Ah, ok, ci dicono che c'è uno specchio in alcune case, dipende dall'oggetto maledetto che spawna dentro, okay. Che ti permette di vedere la stanza dove si trova lo spettro. Ma se la fissiamo okay. troppo, lo spettro ci trova. Poi hanno messo la tavola, che vabbè, già c'era, lo specchio, il cariglion. 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 E la bambola voodoo. Voodoo. E vabbè. Okay. Io prendo il crocifisso, non so se mai. Vi prendo. No, no, perché ritardo. Ma va bene, stai zitto. A me va tutto a zero comunque, ragazzi, non credo sia normale. Abbiamo l'avuto. No, io ho comprato un po' di roba, anche tipo la torcia potente e l'MF. L'ho comprato anch'io, però non aumenta. Mewtwo. Eh sì, i soldi me li ha tolti. Ma è un bug? Perché ho cliccato tutti, non c'ho niente più. Allora, no, è che c'è una sorta di limite della roba che possiamo portare. Ad esempio, il lettore MF. Ma io vedo tutto a zero. Capisci? E di che cosa è che vuoi mettere? Ah, non lo so, a me è sparito tutto. Io ho messo una torcia potente, mi pare. Mm-hmm. Un crocifisso. Ok. $30 e lascia fare. Ma se vedi tutto a zero è perché hai messo tutto quello che avevi. Esatto, sì. Solo capito? Che... solo che non ti dice quello che la lista lo vedi dalla lista dei scusami esatto. Però quando metti aggiungi non ti dice qual è il giunto, devi andare bravo, a caso. Ma è stupida questa cosa qui, certo, però. Perché è un gioco di merda, ok, allora si rimane sempre no, quello il problema. Perché, allora io faccio aggiungi e ok, però nel menu mi devi far vedere le cose che posso aggiungere e le cose che ci sono, non devo tornare indietro, è stupido questo. La posta cosa alla Tarkov che se muori perdi l'equipaggiamento è veramente una rottura. Ma quello ti spinge a giocare. Aspettate, se leggete il libro con le informazioni sugli spiriti, ora ci dovrebbe essere un piccolo tutorial scritto, comunque informazioni in più su come muovervi. Comunque abbiamo fatto tutti pronto, è perché non parte? Ah, scusa, perché devo fare inizio. Ah, scusatemi. Okay. Come funziona questa cosa dell'assicurazione, Ray? Ah, perdi l'equipaggiamento in base alla difficoltà. Allora, Jay. Madonna, gatto, che forte! Madonna! Parlami. Prova. Ok, ora siamo giù, è che all'inizio siamo tutti a... si stabilizza. Ok, vabbè, io prendo l'MF perché è la cosa più facile. No, io ho dovuto abbassarvi a 16. Ok. No, a me ora è giusto, però pure prima messo. Karim? Io sì? Parami meglio un po'. Così, meglio, bla 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 bla, meglio. Bau. Ti sento laggare io. Non so perché. Io sento bene tutti. Ok. Vi serve assolutamente l'incenso, perché durante la caccia fa confondere il fantasma e non vi trova. Inoltre, se il fantasma è uno spirito, fa finire la caccia l'incenso. Ma quelli sono già... anche solo trovarlo. Esattamente, quelli sono consigli avanzati. Noi a malapena riusciamo a capire. Allora, qua c'è scritto, troverai sempre un oggetto maledetto durante ogni contratto. Quindi tipo l'osso? Io avevo trovato l'osso. Non lo so.
No, non c'entra niente, mi sa, eh. Sono proprio altre cose. Sono la tavola Ouija, lo specchio infestato, la bambola voodoo, il cerchio dell'evocazione, i tarocchi e il carillon. Quello che leggeva prima Lino. Ok, sì. Esatto. Ogni oggetto è stato segnato per avere capacità paranormali che posso... Allora, non mi metto a leggere tutto. Se troviamo uno di questi oggetti, ci troviamo lì. Poi. Ok. Prove ottenibili. Le MF, le solite cose, queste le sappiamo. Abbiamo la chiave. E... andiamo. Ok. Si chiama... magari del fantasma. John Martinez. Okay. Solo le persone sole. Okay. Dovresti essere in grado di farlo arrabbiare chiamandolo per nome, ottenendo così dell'attività paranormale. Assicurati di consultare il taccuino e qualsiasi prova provata. Chi è che mi ha inculato la torcia potente? Io ne ho messe due. Forse io ne ho preso la prima che ho visto. Io ne ho messe due. Andiamo. Io prendo il libretto, le MF. Ah, che bella cassetta. Il crocifisso. Non posso, mannaggia. Io ho preso l'MF, gatto. Ho letto giusto, ragazzi. Capito? Ce l'ho anche io. Tanto dobbiamo stare da soli. Vabbè, sì, a po'. Ma non c'è mai un clima mite? No, non devo fare. Dai, almeno non fa rumore la neve, dai. Di solito dicono che tutti i fantasmi attaccano solo sotto il 50% di sanità mentale media. In che serve? Vabbè, ok. Ah, ok. Invece il demone attacca all'80% ed alcuni al 70%. Ma è che si chiamava Martinez? Quindi... cos'è sto timer? John Martinez. Sì. Come sì? Sei tu? Sei tu, no, John? No, non lo ricordavo. Non chiamatelo subito, fategli solo le domande. Chi è che c'ha la spirit box? Ce l'ho io. Allora, chiedigli come sta, come non chiamarlo per nome, fagli le domande. Come stai? C'è un canovaccio a terra, secondo voi è maledetto? Cosa? Mi fido a toccarlo. Il canovaccio, un canovaccio a terra. Bello. Il timer è periodo safe. Ah, ok. Certo che un tutorial lo potevano mettere di base. Ho trovato una cantina, mi fido. Chiedili dov'è, se c'è, ci sei. Ci sei? C'è un pupazzo qua. Ci sei? Io lascio il libro nel frattempo, no? Come stai? Te. Qual è il tuo autore preferito? Che domanda è? Cosa ne sa? Dove sei? Perfetto. O dove metto la terra? Ma io vorrei capire, anche quelli in chat giocano così come rincoglioniti come noi. Cioè, dove sei? Cosa fai? Sei connesso? Papà, È uno slogan, Scusami, ci consigliano di attivare subito la luce, perché se no ci ammazza subito se siamo due. Ma prima avevo detto di spegnerla, che ci attaccava, non ci attaccava, se no. Ma lo sai, ci saranno sempre varie scuole di pensiero. Ma si può avere un garage che dà così sulla cucina con una porta a vetri? Ma io prendo l'architetto e gli spacco la faccia. Con i rumori che ci sono qua delle macchine, vibra tutto il vetro, ma è una merda. La fidanzatina. La zita, ce l'hai la zita. Il libro ti metto dove c'è il fantasma. Io non so dov'è, però. C'ho il brodo. Fai la foto. Ho fatto già la foto e facciamo un po' di brodo. Eccoci qua. Architetto, la zita, ce l'hai la zita? Dove sei? Okay. Sentivo come se fossi dentro. Cosa fai? Dove sei? Vado nel basement, mi dicono, vado. Vai nel basement, vengo con te. Vado con l'MF. Dove ti trovi in questo momento? Hai fatto il tampone? La terza dose ce l'hai? Dove sei? Come ti chiami? Siamo di sotto? Ah, sto arrivando. Ma quanti manichini c'ha sta gente in come casa? Ti chiami? Una bolla. Pino? Sì? Niente. Franco? Qualcuno in chat mi può consigliare qualche domanda? Perché mi sento rincoglionito, giuro.
Però a me piace se continui così, Ragazzi, ho trovato una livella. L'ho detto prima io. Non dovevo sentire, scusa. Comunque, hai paura? Effettivamente, ma non ce l'abbiamo il termometro per vedere la temperatura? No, ma era una roba che ci davano di base quelle. Adesso non quanti ci danno più tutto. Quanti anni hai? Ma che va là, capì? Come ti chiami? Funziona sempre dove sei, dicono. Digli perché dove sei morta. Morto. Hey, dove sei? Hey. Dove sei? Hey, dove sei? Dunque, dove sei? Dire, visto che lo vogliamo scacciare, lei vuole stare qua. Sei in casa? Sei qui dentro? È tuo questo laptop? La dove piantina? Sei? Chi dico è morto? Sei felice? Come sei morto? Da dove digiti? Chiedi l'ora. Mettiti in un buco solo tu. Ma sono nella radio però. Ti è andata la luce? No. No. Ah, non c'era mai stato, ok. Che allora, ore sono da te? Ma con la porta aperta che c'ho paura, mamma. Ok. Dove sei? Where are you e how old are you? Sono le due che il box è una prova. Funzionano sempre. Non mi sembra, ma va bene. Sei tu che hai detto io mi chiudo in bagno? L'ha detto lì, non l'ha detto. Penso che nemmeno il mostro l'abbia detto, quindi... Suona! Fa bippo bippo! Dove sei? Suona in bagno, tra l'altro. Dove sei? Aspetta. Ma chi ha detto io mi chiudo in bagno? Aspetta. E io ho sentito io mi chiudo in bagno, Ma in italiano? Sì, ma io ho sentito Lino che ha detto io mi chiudo in bagno, così. Sarà Lino che è scemo. No, io non ho detto io mi chiudo in bagno, però non credo nemmeno il fantasma l'abbia detto, quindi. Dove sei? Non l'hanno migliorato. Sono vaccinato. Mi senti? Allora adesso chiedo un'altra cosa alla chat. FMV5 sì. Livello 5, segna, aspetta, segna nel librino magico. Con la J. Sei morto? Karim? Che paura, che fai? Dove si mettono adesso le prove qua? Ok, MF di livello 5. Allora, per me è un gin. Ah, sì, mi ricordo. Ma come fai? Non ho detto niente ancora. Scusa, sono esperto di questo gioco, come sai. Vado a prendere la torcia ultra. Oh, mamma mia! Aiuto, ha chiuso i portoni! Addio! Don Dudubi! È stato terribile! Dove sei? Allora, siete tutti vivi? Sì, sì, allora sì. Ma come ha fatto a non ucciderti? Era un uomo fatto di bolle di sapone che mi è passato attraverso. Io me ne vado. Karim, sei posseduto, ciao, ti lascio qui. No, più che altro non abbiamo trovato l'oggetto maledetto. Dov'è l'oggetto maledetto? Magari non c'è sempre. No, aspetta, non c'era scritto che c'era sempre. Scusate. Non è vero. Dov'è? Qua c'è scritto, troverai sempre un oggetto maledetto durante ogni contratto. Sempre. Allora sì. Allora, si sa che qual è quello con la forma di bolle di sapone, per caso? Guardo nella lista. Era tipo trasparente che brillava di solo il bordino, tipo adesso ti dico una cosa. Te lo ricordi uno dei tre finali alternativi di Metal Gear Solid dove scappi con Otacon e lui ti regalava la sua bandana e la bandana ti faceva diventare invisibile? È quel tipo di invisibilità. Quella è un po' che vedi il fantasmino che fa quell'effetto bolla, ho capito. Esattamente. Però non ci sono info sulle bellezze dei mostri. Qualcuno di voi sta aprendo e chiudendo le porte? No. E allora mi sa che Fandango sta giocando con Filomena. Grazie a Carmine per i 21 mesi. Buonasera, buonasera anche a lei, grazie mille. E grazie a Lord Vacio, buon anniversario anche a lei, grazie. Marco, altro mese in trasabba, auguri, auguri anche a lei, grazie mille. Non si preoccupo. E il cellulare! Mi chiamano! Ma cosa stiamo giocando? A Rainbow adesso? Perché? È perché c'è quella che c'è il telefonato, esatto. Grazie anche a Scassinetro per i 48 mesi, a Ricci e a Damien.
per i 19 mesi, grazie belli. Puoi scrivere, scrivi alla mail di lavoro. Metti il libro nel bagno. Metto il libro nel bagno, aspetta, eh. Ho trovato delle impronte e ho aperto la fontana. È una prova l'impronta, eh. Metto il libro. Ok, segnata impronta digitale. Ma ispettore Grandmaster, ho paura. Mi hanno detto di chiudermi in bagno da solo e fare domande. Vai, fallo, vai, fallo, fallo. Chiudi, chiudi, bagno, fallo, fallo. Se la tengo io la porta. Chiudi, per favore. Ed ora, signori e signori, un trucco di magia. Non c'è trucco, non c'è inganno. Abbiamo chiuso Karim Musa dentro l'armadio. Andiamo via. Siamo buone. Ciao. Sì, sì, sì. Per 100.000 euro. Dove sei? Allagato, eh. Grazie a Crackhawk per la sub. Allora potrebbe essere un, game, una molignana, uno banche, un gol. Dove un sei? Una molignana? Come ti chiami? Lì non basta con quella torcia lì, l'hai già vista l'impronta, buttala. Sì, sì, sto chi andando sei? A prendere la videocamera ora. Vabbè, vengo anch'io. No. Saluta Chan per 52 mesi. Suggeriscono di mettere il crocifisso in bagno. Ce l'ho. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Oh no, Karim sta morendo. No, Karim. Karim? 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 Dai, ci fa lo scherzone, ci sta facendo lo scherzone, aspetta. Guarda. Ma come burlone. Guarda che fa finta di essersi impiccato lì con lo asciugamano. Guarda che è proprio scemo, eh. Guarda, guarda, guarda che scemo che è. Guarda. Grazie Gabriele, buonasera. Che tuo consiglio come comprare Super Mario Maker 2 o 3D World? 3D World per me. Però Maker ti dura di più. Cari? Ha disegnato un cazzo? È la Blue Whale, guarda. Hertz. Ma ha scritto. È una pro. Si è addormentata. Dai, svegliati che ce ne dobbiamo andare. Ti faccio il video. A che serve il crocifisso? Come lo trovo? L'hai messa tu, aspetta, questa lettera? Ma è un ASCII. Guarda si fettone. Ragazzi, è un Myling. Ce ne possiamo andare? È un Myling. Se metti il libro, esce che è un Myling. Esce che è un Myling, sei sicuro? Sì, sì, sì. Dai, ti puoi svegliare, Karim. Ehi. Sì, però tecnicamente dovremmo bandirlo, no? Ma poi, scusami, dov'è questo oggetto... C'è come dog? Che palle. Dov'è l'oggetto maledetto? Io voglio l'oggetto maledetto, Lino. Spegni un po' sta cazzata di radio, che dà fastidio a tutti. E che è sto casino? Questo è morto. Cos'è questo piede? Dov'è la radio? Ah, è bavangolo. Vado a prendere la fotocamera, faccio un... foto a Karim. Ah giusto, gliela faccio anch'io. Beh, ce l'ho qua. L'ho fatta io. Gliel'ho fatta io, eh. Va bene. Lino, sei tu che sei scapussato? Lino? Pronto? Hai scapussato? Non ho capito chi è che ha bussato. Scemo. Va bene. Aspetta, non riesco a prendere la... Ah, ecco, già ce l'ho. Allora, come ci vogliamo comportare? Vai dentro a vedere se c'è una foto uguale a questa. Una foto uguale a questa? Sì, questa qua. Io la vedo capovolta. Prova a vedere. Ecco. Oh, un gatto? Vado. Posso andare via senza di lui? Ah. Non si può. Mannaggia. No, Lino, non serve. Andiamo. Che faro. Alex, le si vuole bene. A lei, grazie per i 2 mesi. Non ti vedo felice, gatto, bravo. Beh, è andata bene. Abbiamo vinto. Giusto? Karim è morto. Era giusto. Io l'ho chiamato. Ha fatto dei
cioè ha iniziato a impazzire la radiolina, la spirit box, però non ha detto niente, mi ha semplicemente aggredito. Andando così, senza dire. Noi abbiamo guadagnato $55. Però è il prezzo della torcia. $67. A tu di più, perché hai avuto più prove, sì. Però è il prezzo di una torcia, Allora, sì, non dà un cazzo di soldi, Cioè, io mo sono $74, che no, compro? No, scherzo, vai tranquillo. Che come una, un piede, che devo comprare? Una videocamera? Io compro il termometro, ok, così ce l'abbiamo, dai. Bravo, ci manca il termometro. Cos'altro manca? Vediamo se lo posso comprare. La torcia... Il crocifisso ce l'abbiamo. Una torcia? L'abbiamo. Ce l'abbiamo, L'incenso. Uno deve per forza morire per riuscire a sapere la verità. Più aumenti la difficoltà, più fate soldi. Ma servono anche più missioni e no, iniziamo piano piano, che già mo stiamo rovinati qua. Sto imparando adesso a giocare praticamente. Ciao Costona, buonasera. E poi che altro c'è? Cosa conviene prendere? Torcia usa getta. Ma tra l'altro ci siamo salvati. Dovresti lasciarmela la torcia, porca miseria. No, effettivamente la salva, mi sa. Lambrusco, rinnovo prima che prenda spavento. Che abbiamo una torcia potente su 4. Sì, però posso metterne altre a posto. Ok. Non avete fatto le foto alle impronte al libro? Ah, là sono stato stupido. All'impronte non ci sono pensato. Sempre, no? O c'erano? Termometro e incenso. Sì, 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 c'erano. È il motivo per cui l'abbiamo beccato. Dai, compro l'incenso e quindi anche l'accendino, perché sennò piscio con chi. Ciao, Serrels. Buonasera. Che fai? Se non compro l'accendino, l'incenso lo accendo con questo. Grazie Fede per 14 mesi. Cosa, no, ma intendevi il cazzo? È meno potente. Sì, okay. Sì, sì, sì. Kiss. Ciao Travis, buonasera. Apro la finestra. Tu devi essere Igor. No, io vorrei capire sai qual è la cosa peggiore di questo menu? Sì? La cosa peggiore di questo menu è che nel menu dell'inventario dove passi gli oggetti, il tasto per accettare non è accettare, è tutti, e mi mette tutti gli oggetti, perché ogni volta mi sbaglio, ogni volta premo quello perché penso che sia quello per applicare la cosa, no, e mette tutti gli oggetti, ogni volta li devo togliere. No, è terrificante, sto fatto con la matita, sto diventando una persona di difficoltà. In quanto obiettivi completati, anche le foto delle ossa, tavole, i corpi, ok. Ma no, perché ci sono questi giochi da sagra? Quali giochi da sagra? I giochi da sagra. Ah, sì, quelli lancia il l'anello. Ma lo posso lanciare per davvero? Ma giochiamo a questo, che ce ne importa di Van Damme, scusatemi. E dai. Non me lo raccoglie a me. Con la E devi essere molto piccolo. Perché casino fa? Dai, ma sono io. Quasi. Pronto o Lino? Fai pronto. Non ho messo pronto. No, scusatemi. Scusate. Grazie Thermos per il ride. Grazie Thermos per il ride. Carino sta volando, sì, anche prima. Grazie Kuriyama per i 5 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Deflex per i 60. Scemo? È che non ci mette un po' a caricare, purtroppo. Eccoci. Ci siamo tutti. Ci siamo tutti, ma tutti. Che c'ha adesso? Come si chiama? Molto forte. Allora, si chiama Mark Moore. Risponde a tu. Credo che lo devi droppare, no? Prendi il termometrino. Già l'hai preso tu? Mark Moore risponde a tutti. Dovresti essere in grado di farlo arrabbiare chiamandolo per nome. Ok. Ah, l'hai preso tu? Bravo, perfetto. Se devi fargli una foto. Ho preso il termometro. Vai, prendi la fotocamera. Io ho preso la spirit box, quindi sarò io l'unico a morire. Oh no, ma perché questa che è quella più paurosa? L'ho presa la fotocamera. È la torcia di merda questa? Ah, questa qui è la torcia di merda. Non voglio la torcia di merda. È la torcia buona. Eccola qua. Grazie. Vabbè, guardami, ma Karin? Sì? Una foto. Oh no, ma sono... È semplice questa. No. Ci sei? Come? No, aspetta. Ci sei? Ah, sì, mi ricordo. Come ti chiami?
Ti piace la pizza margherita? Ogni quanto ti fai lo shampoo? Sei M o F? Qual è il tuo contatto Messenger? Chiedigli da dove digita. Da dove digiti? Hai Netlog? Qual è la tua serie TV preferita? Non scappare. Do you like Sea of Thieves? No, sto andando a prendere altre cosine dal can. Grazie a mister. Buon per... buon per noi, grazie mille. Sento l'MF. Www mi piaci tu. Tu, I love you. Every day, every night. Come ti chiami? What's your name? Hello? Please. Sei un deficiente. Ma tu sei una testa di cazzo? Sei una testa di cazzo? Ti chiami Lino? Com'è che si chiamava questo signore? Mark Phoenix si chiamava. Mark. Mark Moore. Michael Mark Moore. Hey bello, sei qui? Ci sei? Okay. Grazie Stufi per i 21 mesi. Te l'ho detto al fantasma, tanto. Grazie a Gorosteel per la sub. Questa casa passa da 20 gradi a 14 in due parti, secondo me c'è dei stifoli importanti. Hanno un condizionatore da panico. Rinnovate per il treno, grazie a Matti per i 100 bits. Hai i baffi? I capelli li hai? Hai la faccia da maleducato? È tua mamma questa? È la tua doccia questa? È la tua rivista, è il tuo... C'è del rotto. C'è del rotto! Ho trovato uno specchio rotto! Vuol dire qualcosa? Arriviamo, dove sei? Ti puoi tagliare? Sono al piano di sopra, non potete sbagliare. Su dalle scale dritti. Ok, vengo a fargli le foto, non lo buttare. No, no, ma è... non lo so, è del bagno, è rotto, non so. Ah. Grazie Ipom, per le 10 sub, grazie a tutti Ipom, belli. Ma è roba buona questa, eh? No. E caro mio, sono 7 anni di sfiga adesso. Cosa fa questo? Cosa fai? Volevo farti cagare, scusa. Con i Beatles con dietro. Sì, con me ha funzionato fin troppo bene. Ma dove sono? Materazzi è caduto. Ha preso una testata. La testata gliel'ha data. Zigarin, zigarin, zidan. 23 gradi, ma non è possibile che vada da 14 a 23. No, c'era sempre quello specchio rotto. Ero convinto forse qualcosa. Grazie, Sonne, per i 22 mesi. Ho trovato l'orecchio di maiale. Facciamo una zuppa? O è un osso? Non lo so che cos'è. L'ho raccolto, era un osso! Riccardo, che schifo! Scusami, come fai che orecchio di maiale? Un osso con un orecchio di maiale, scusami. Che senso? Perché sembrava tipo un femore. No, non un femore, non era, era... Che cos'era? Era una scapola, tipo. Riccardo, dai una cosa. Era una scapola? Sembrava una scapola. E posalo per terra che Lino fa la foto. E non posso posarlo. L'ho raccolto. Era una scapola, vediamo di trovargli un marito. Riccardo, dai una cosa. No, forse era più un bacino. Quindi non era una scapola se aveva il bacino. Riccardo, dai una cosa. La temperatura non cambia tantissimo, cioè non vado sotto zero. È strano perché con tutte queste freddure. Mamma. Grazie a Fortis per i 25 mesi e Patatrack. Mi senti? Ti sento, grazie. Cazzo.
Oh, comunque ancora nessun oggetto maledetto, eh. E la temperatura non cala? No, si pronuncia algo. Vabbè, ma non è detto che debba calare. Infatti io sto cercando quello. Ehi, hey là, sei qui per caso? Sei in questa stanza? Questo aragorafobico e sono 4, grazie mille per i 4 mesi. E Masked, sono 10, un saluto a Sifra, sono sicuro. Grazie mille. Grazie a Schicco per le altre 5 sabri, grazie a tutti anche lui. Guarda che treno che sta andando su alla grande. Che hai detto? Aspetta che c'ho la spirit box, non ti sento. Pronto? Pronto? Oh! Vado a prenderla con... Parlatemi qua, che avete detto? No, se possiamo cambiare oggetti, perché nessuno di noi ha trovato nulla. Però, scusa, la spirito non è una garanzia. Non ho capito se la spirit box è una garanzia. Grazie a Timmy per i 12 mesi. Vado nei cassetti. Dicono di guardare nei cassetti. Come nei cassetti? Ma tu impicciati, vai a vedere. Ma non ho visto cassetti proprio. Io adesso li ho visti in una scrivania. Quello lì per le impronte, magari troviamo. Riccardo, dai una cosa. Chi è che ha suonato? Sono io. Ma bavangulo. Grazie a Jersis per i 17 mesi. Riccardo, e Tannaini per i 12. E la Casey, le voglio bene a lei, grazie mille. Ah, sto prendendo gli stipiti della cucina. Questo è infilarselo nel culo? Io ho trovato un vaso da infilarsi nel retto. Tu devi essere no, bello, non so come rispondere. Era dentro un armadio. Grazie a Rebox per i 7 mesi. Il vaso anale, eh sì. Ah sì, mi ricordo. C'è nessuno, eh. Zero proprio. Ah sì, mi ricordo. Joseph, 555 per il treno, non per le freddure, grazie mille. Negli stipiti della cucina non c'era niente. Ehi, tu, sei qui? Com'è che si chiamava? Grazie iPomp per la sub regalata. Dentro il WC, perché? Sei scemo? Che paura. Hai mai fatto paura? Hai aperto i cassetti? Non si aprono. Ma l'oggetto maledetto, dov'è? Ma che ne so? Dov'è Lino, più che altro? Lino il maledetto. Grazie Vapar per le 5 sub. Cosa vedete? Sei pazzi stasera? Dimmi, maledetto? Che vuoi? Hai chiamato? Non mi ricordo. Grazie Stufi per le 5 sub. Okay. Ringraziate tutti i regalatori, belli. Grazie mille. Sì? Ma... Hype Train, di che livello? Come lo dice? Lo specchio è un oggetto maledetto? Ma quello rotto? Ma è quello rotto, dicono? Lo specchio? Lo specchio rotto è quello maledetto? Prima hanno detto che c'era sempre. Poi non lo so. Vado a prendere secondo la prima. Non volevo farmi schiacciare il tasto d'abbonamento. Però ce l'hai fatto, grazie mille. Grazie anche alla Cito per il 5 sub. No, è ovale all'ingresso di... È ovale all'ingresso, lo specchio maledetto. Eccolo qua, è questo? È questo lo specchio maledetto? Vabbè, ma cos'è di maledetto? Uno ma no, ma va là. Ma no, cosa raccogli? Metti giù! Non toccare, non toccare! Che schifo! Che ho fatto? Riccardo, dai una cosa. Ti faccio una foto? Fagli una foto. Con me? Fammela. Sento dei suoni. C'hai del blu sullo specchio. Eh sì, mi hai fatto la foto? Sì. Lo guardo! Oh, no, no, no! Aiuto! No, non si toglie! Si è spaccato! Si è spaccato! Tirilo tu! Arrivederci! Tirilo tu! Tirilo tu! Riccardo, dai una cospita, bacio. Nello specchio. Però ha funzionato. Era in camera, era. Solo che lo so solo io. Allora, riprendiamo da dove abbiamo finito. Questo è il problema. Allora,
come sono morto nel nome del padre e... grazie a Joseph per i 1000 bits, all'Ovezzo per i 600 e Red per i 12. Nonostante tutto le voglio comunque bene. Ma come? Che stai facendo? Mi rubi il portafoglio? Lasciagli il portafoglio! Scusa, no, la torcia, me la prendo. Mi prendo le sue cose. No, non me le fa prendere. Ah, ecco, perché già ce l'ho. Tra l'altro, Gatto credo sia, credo che abbia lasciato la torcia per scappare, ma la torcia puntava su di lui ed è l'unico. È vero, è verissimo. Io sono abbastanza convinto che. No, non ho lasciato la torcia, ma l'avevo spenta, però. Ma si ride adesso. Oh, Mario! No. Guarda, guarda come corre, guarda come corre! Ah, ma! E no, lasciatemi da solo, io non so che fare, poi! La prendo anche me! E ma come mi comporto? Me ne vado? No? No, mi prego, io da solo, non voglio. È stato veramente divertente, tra l'altro io so dov'è. Che cazzo fa? Io che ne so! Perché ho visto nello specchio. E dov'è? In camera? È in camera, però io l'ho visto scendere e venirti ad attaccare proprio da qua. Quindi, che senso ha dirmi che è in camera? Sì, effettivamente è un po' strano. Però minchia, si è incazzato a merda, che si è attaccato entrambi. Senti, lo senti? Eccolo! Guardalo! Arrivo! Ma che cazzo è? Un signore con un bastone! Sì! C'ha la roncola! Guarda come acchiappa, guarda come acchiappa. Cioè, potrebbe uscire, eh? È scappato? Sta arrivando. No, mi sa che è riuscito a scappare, Lino. Dov'è? Oh, si è nascosto qui! Grandissimo! Se n'è andato. Io me ne andrei, perché non ho possibilità di vittoria. Ecco, siamo arrabbiati. Quindi così non perdiamo le cose, eh. Grazie, Fritz. Se al momento non ce l'ho, lo salvo e me ne vado, eh. Manca pochissimo l'hype train di livello 5 totale, eh. Un minuto, rinnovate se dovete rinnovare. Se no state tranquilli, non spendete soldi, ci mancherebbe. Non impazziteci, ragazzi. Siete già stati favolosissimi fino adesso. E lì? Abbiamo rimpolpato il counter, sono contento, grazie belli. Salviamo questo che è importante. Vabbè. Grazie Natsu per la super calata. A tutto punto, lui butta proprio. Grazie Stupi per le 3 sub. 97% e 30 secondi. E adesso però mi mettete ansia. Non ho possibilità di vittoria e niente. Grazie mille, belli. Sarei morto e basta. Riccardo, dai una. Ma io non voglio che la gente si senta in obbligo di subare o di buttare soldi. Voglio che lo facciano perché gli va. Welcome back. Riccardo, grazie a Beastall per i 59 mesi, a Sergius per la sub, a Lord Silent per la sub, però 99 per dollari, i 42 mesi, a Recall per i 20. Quanti? Riccardo, 99. Io 72. Oh. E ho fatto tutto io. Avete segnato un fantasma? Io mi sono dimenticato. No. No, che ne sapevo, sono morto. E anch'io. Marco. Non ho visto niente, non ho visto. Allora, con la sanità a zero era destino morire, basta, mi sa. Questa è casa mia. Compro. Io pure la torcia potente. Poi il crocifisso. L'ho preso io. Le pillole le prendo. No, le riprendo il coso, il termometro. Già c'è perché l'ho salpato. Cosa posso comprare? Cosa ricomprare? Sensore di movimento, cosa compro? Questa è casa mia. Videocamera, accendino, crocifisso, termometro, ok. Boh. Compra. Grazie i dots per 23 mesi, Wallace per i 9. I dots, lo prendo io. I dots. Un puntatore laser in grado di captare movimenti paranormali, evidenziando ogni entità nel suo raggio. Vabbè. Lo so, capito, Gabriel, mi viene l'ansia, però che cazzo, 97% da fastidio. Grazie, Barb, per i 12 mesi. C'è un camera, accendino, sensore, calmanti. I calmanti. No, quelli no, perché in alcune missioni bisogna arrivare a tanto stress. Ho messo... Vabbè, ma noi possiamo mettere... Tutta la merda che vogliamo. Questo gli hai toccato lo specchio e ci ha ammazzato tutti. Che esamento? Però perché metto... ci ha ammazzato? Perché abbiamo osservato per troppo tempo e quindi si è incazzato. Dobbiamo osservare di meno. Però girava con questa roncola gigante. Ma è veramente una roncola, era. Che? Era Fred Flintstone. Ciao, Sindano, buona serata. Bella raga. Qualcuno non ha preso la torcia. Lì non si cucca quella sfigata. Ma perché è così bella? Vai. Ho preso Karim è morto in tutte le run, fanno presente.
E come si chiama, ragazzi? Il termometro l'avete preso? Il termometro è stato preso? Si chiama James. Si chiama James Johnson. Risponde a tutti. Si arrabbia chiamandolo per nome. Mi sono dimenticato di leggere. 25% di sanità mentale. Abbiamo sale? E basta. Abbiamo sale? Non abbiamo sale, niente. No, ma quante cose? Volta non abbiamo soldi per comprare tutto. Allora, il problema di questo gioco è questo, perché è troppo randomico per le cose che ti servono fare. Perché lui giustamente mi dà delle missioni randomiche e mi dice devi mettere il sale. Sì, e se non ce l'ho... Tu devi essere pronto con tutto, perché ma se no... Ma non ha senso. Allora mi lasci direttamente sempre le cose e al massimo mi dai degli oggetti più potenti. Tipo, mi dai più sale... O mi dai una torcia appunto più potente, ma quella base me la fai gratis o una roba del genere. Sì, almeno le torce, ma veramente, sì. Almeno le torce. È perché se no mi rovini tutta la progressione, perché io compro cose a cazzo che poi non servono. Ti faccio il film, dai. Ma che serve la videocamera? Ho capito il sale, ragazzi, per però... Dallo schermo. Avete ragione che dovremmo prendere sale, però non è che posso prendere sempre tutto. Vabbè, la metto in un punto nella stanza e magari ogni tot si va a controllare. Toro Oco, un piccolo contributo per il mio stream preferito, grazie mille. Buonasera. No, Walla, non importa, non vogliamo i vostri oggetti, non era quello il punto. Il punto è che è proprio una meccanica di gioco stupida. Aspetta che lo mettiamo magari dove lo troviamo. Sei qui, bro? Okay. Osso, che ha la fotocamera? Fate la foto all'osso qua. Osso buco. Ho solo la videocamera io. Ma che serve videocamera? Non serve a niente videocamera. È quello che gli ho detto anch'io che non serve. Ma serve per le Orbs, come non serve a niente? Per le Orbs, ma vaffanculo, va. Sei qui? È letteralmente uno dei pochi cose. James Jonah Jameson? Come stai? Come ti chiami? Quanti anni hai? Sei al cesso? Stai facendo la cacca? Poti poti? Sei qui? Ma ha mai risposto qualcuno alla Speedbox oggi? No. Perfetto. Bella bro, sei qui? Sei un amico del www? Che fai? Cazzeggi con gli amici? Sei cresciuto? Wow, che sballo! Che fisso ogni minuto? Io vado giù. Io no. Sei qui, amico mio? Tre schermi, favoloso. Complimenti, sei un gamer quindi. O sei un gamer morto? Morto di gamer. Giochi a LOL? Che giochi ti piacciono? FIFA? PES? Si pronuncia GIF o GIF? L'inventore ha detto GIF, ma si possono usare in entrambi i modi. Ce l'hai la 3080 RTX? Questo giovedì faccio una live su GeForce Now. Che cripto devo comprare? Che cripto deve comprare, Karim? Che si è già sfondato, ha comprato tutto? Cos'è che sale, Elon? Do you like Sea of Thieves? Bella raga, tutto rego? Non so più che dirti, però. Dogecoin. Atari Coin. Dici di darti l'NFT. Ma mi servono i cripto per darmi l'NFT. No, perché? Che discorso è? Comunque, che stavolta nessun oggetto maledetto. E se c'era, non l'ho visto. Ce l'hai l'OnlyFans? Ok, ho preso la fotocamera. Mi iscrivo. È qui da me. Arriviamo. Dove sei? È nella camera da letto dove c'è il coniglio. Mi ha chiuso la porta e ha lampeggiato. Arrivo. No, dove sei? Ah, è qua. Karim? Ecco qua. Ecco qua, allora lasciatemi qui solo. Ha lampeggiato, ok. Aspetta. Ti voglio mettere la telecamera qui dentro. Sì, mettimela. Vediamo magari. Un bello crocifisso. Ah, gli butto anche questo. Mettiamolo lì qua, ecco.
A dopo, gatto. Che... Prendi il coniglio? Lo prendo? Aspetta, tieni. L'ho preso. Che mi hai buttato? Che gli hai lanciato? Il crocifisso, magari gli serve. Ma è clippato il letto, ha clippato. Vabbè, dai, così rifacciamo l'esorciccio. Vabbè, fammi sapere. Ciao. Io vado a vedere dal camion, eh. Che gli dico? Ciao ragazzo. Come stai? Che fissa essere morto, eh? Sei felice? Hai le palle torte? Ti girano i coglioni? Leila. Troppo alto, scusatemi. Non ci ho pensato che ci siete anche voi. L'ho abbassato subito. Grazie Marin Mambista per i 10 mesi. L'ho abbassato subito, Scusatemi. Non ci ho pensato. L'ho abbassato. Sei qui? Sei morto? Scusatemi. Vi chiedo umilmente scusa. Non ci ho pensato. Grazie Manuel per 45 mesi. Sei vecchio? Come stai? Come ti chiami? Dove sei? Ha iniziato a piovere. Pensi che reggerà il tempo? Ci andiamo a fare un picnic domani. Sei dei nostri? Porto 2 fette di mortazza, un po' di pane, delle rosette. Eh? Preferisci le rosette o le tartarughe? Io le tartarughe, hanno una mollica un po' più morbida. Però forse per fare un panino da portare in giro la rosetta è più interessante. Anche se sono un grandissimo fan del pane al latte. Ma non disdegno neanche il pane all'olio. Buone le mantovanine. Sono fragranti. Ci vediamo alle 6? Siamo qui! E non è successo niente, non so. Nessuno. Ma sei sicuro che fosse questa la stanza? Ti ma giuro, non è che ha fatto bip questo? E te lo giuro, mi ha lampeggiato e ha chiuso la porta. Okay, io sono rimasto immobile. No, giuro. Sto cercando di giocarlo bene oggi, ma non riesco. No. E non so. Ah, ma io ho il peluche in mano. In che senso? Che serve? Lo tocco? Che me ne faccio? Strizzalo, vedi se fa un suono. Non fa niente. Come lo uso? Lo devo usare, ragazzi, il peluche? E che cazzo ne sappiamo noi? No, chiedevo la chat, ovviamente, non a voi. Ah, scusami. Davo per scontato che tu non lo sapessi. Senza il push to talk, magari, no? Imbecille. Ma così, sai che cosa ho chiesto? Ah. Ma se non metti il soggetto, chiedi a me. Dici... Vabbè. Allora, do per assodato che voi due non sapete un cazzo, quindi per forza, sì. Se faccio domande intelligenti non sono per voi. Ha ragione, invece, ha ragione, ma che informato. Grazie, Lucio, per 28 mesi, e Stefano per 100 bits. Non rovinarvi il gioco. Non c'è un cazzo qua, andiamo via. Un tavolo buono che conosco il problema. Però io a sto sito... Non scrivete in caps, a quanto pare non serve, tiè. Però è diventato un po' verde. Ah, è diventato verde per questo. Un po' meglio. Niente. Non fa nulla il peluche, niente. Secondo me non è questa la stanza, eh. Se non è questa, è qua vicino, o nel corridoio o questa qua. O magari semplicemente si è incazzato con te per qualche motivo ed è venuto, eh. O si è spostato e mi ha colpito da lì. O era sotto, magari, sotto qua nel basement. Non lo so. Non ho visto neanche nessun tipo di oggetto mistico, fallico o quant'altro. Allora, gli oggetti magici cosa sono? Lo specchio, poi la tavola. La puzzana di sua mamma! No, stai giù! E qui è? Spegni. La grande tomba! Dove sei? Ma dov'era? Di sopra? Ha detto la grande zuppa verde, credo di sua mamma, ipotizzo. Sì, però non ho capito dov'era. Beh, non qui. Scusa, non qui. Non da noi? Zitto, zitto. Spegni la torcia. È spenta. Ma che la vedo accesa. Anch'io vedo il cerchietto bianco.
L'ho sentito, lo senti? Grazie Silvia per i 12 mesi. Nel Bronx forse. Guarda questa apparizione divina. Madonna, un treno sta arrivando. Credo sia Lino morto o è Lino lì che ci fa uno scherzo. No, no, è morto, è morto. Quindi era qui. E tra l'altro stava scappando sto cretino. Ci lancia le teiere sto scemo. Lino, lanciami un oggetto nella stanza dove... La puttana! Gatto, che paura! Che paura, che paura, che paura, che paura! Quindi all'ingresso. Porca troia! Mamma mia! Aspetta, aspetta, aspetta. Ho messo il crocifisso. E adesso? Aspettate, era. Ma sto coglione! Ma bavangulo, va! Era qui, Quindi dici che è qui. C'è lo smartphone rotto! Non c'era mai stato. Oh, o non è rotto, non lo so. È un oggetto maledetto? Sembra una cover molto maledetta questa. No, è una cover piena di facce. È maledetta quindi. Sarà maledetta la cover, dici. Non lo so. Aspetta. L'ho preso. Ah, ma sì, è terribile. Karim, i tarocchi. The Fool c'era scritto. Sono stato io che c'ho i tarocchi. Sono tarocchi. Vieni qua. Posso spawnare lì, no? E mettiglieli in faccia. Sì, però che tarocchi ha visto lo sviluppatore? Wheel of Fortune. Santo il cielo. Come funzionano? Ma come fanno ad essere tarocchi? The Devil. Sono le carte mie. Che cazzo, fortissimo nell'orecchio. Come funzionano? Ah, giusto, ci sono le istruzioni. Leggimi le istruzioni, Karim. Con la J. Vado. Ci abbiamo pensato. Ogni carta ha un effetto. Ah. Mi senti? Sì. Ok, queste carte mistiche sono l'oggetto più intrigante che abbiamo trovato durante le indagini precedenti. Ogni mazzo contiene 10 carte casuali che hanno tutte diverse... Come 10 carte casuali? Che hanno tutte diverse proprietà 3 o 4, paranormali. Quando vengono estratte possono innescare diversi effetti sulla squadra e su qualsiasi fantasma nelle vicinanze. Sebbene possono essere utili, possono anche avere effetti negativi come il prosciugamento della sanità mentale, gli attacchi dei fantasmi e persino la morte. Molte di queste carte sono ancora da scoprire, chissà cosa è possibile. Non ha spiegato un cazzo. Allora, io ho sanità mentale 0, tu 10. Karim? È morto, non mi dire che è morto. No, dai. Karim? Guardalo là. Ma porca puttana! Ma porca troia! Vai. Yu-Gi-Oh! La ruota della fortuna! Signor Mike! La ruota della fortuna di nuovo! E che serve? Come gli... Olè! The Hermit! Qualunque cosa voglia dire! Un'altra ruota della fortuna! Devi uscire high-priced per resuscitare uno. Vado! Hermit, che è l'eremita? Che serve? Sono da solo, effettivamente. Ancora questa volta è la fortuna! E dov'è la fortuna? Caputtene? No, ma che ho detto? Pezzo di merda! Non mi avrai! Merda! Merdoso! Dato 4 miliardi di euro e ancora non sa fare il gioco. Cos'è che non so fare? Non tu, lo sviluppatore. Bravo. Che quando da quando sei in piedi a quando muori, non c'è la transizione tra le animazioni.
Purtroppo, gatto, io la sfiga che ho avuto, che ho fatto un passo in casa, ha chiuso la porta e mi ha ammazzato. Ma guarda che io ho tirato fuori la carta, stavo andando via, ma l'ha chiusa in faccia, cioè mi ha chiuso dentro la porta, ma ha chiuso. Sì. Ma che troiata. Quasi, dai. Il crocifisso si fonde, sì, è figa quella cosa lì. Aspettate, vengo a mettere pronto. Comunque non è giusto che muoio sempre. Sono un po' triste. Compro delle torce. Torcia potente elettrica. Però potente. Il va sale, bene, compro il cazzo di sale. Incredibile. E vuoi pure il sale? C'è una bassa? Non servono i calmanti per la sanità mentale? Esattamente. Ok. Ovvio sì. Io mi ritengo pronto. A tutti. Scusate, mi ho parlato in game inutile. Mi si è rotta una borraccia. Che singhiozzo. Ehi, salute, auguri. Grazie caro, grazie. Prego, prego. Oh no, si è sfondata. Si è sfondata tu. Ah, l'ho trovata. Mettete pronto. Metto pronto. Ma non si chiude più. Oh no, come non si chiude più? Siamo pazzi. No, e così mi cadrà tutta l'acqua e devo buttare il computer. Ma scusa, ma lui che cazzo di tarocchi ha visto? Che è una cover di un cellulare di un bimbo edgy. Che paura, tra l'altro, che li ho raccolti, non capivo che cos'era. Vabbè, mi ha ucciso Devil, sì. Ma poi dopo continuiamo a pescare la lotta della fortuna. Ciao, Luma. Ma chi è che passeggia qua? Che fastidio. Karim, devi far partire, eh? Vai. Scusatemi. Ci sono. Rotti il fatto. Sì, prova. Ok. Devo non uccide, fa semplicemente apparire meglio paranormali. Ah, pronti a tutto, eh? Aggressivi oggi. No, adesso non lo prendo io la spirit box. Prendiatevela voi, cazzi vostri. Ragazzi. Scusa, stavo parlando su Discord. Stavo parlando. Sì, mutati, mutati. Adesso parlo io con il fantasma. Marco! Dimmi! Scusa, mi ho sbagliato mano, non intendevo. Marco! Guarda, ci ho rimesso un Marco po' di supportone, donazione al volo a titolo informativo, Marco, visto che è uscito Internet Flight Simulator 2. Ah, domani forse c'è un video. Dica? Eri tu che pasticciavi con la macchina? Sì, è un minivan comunque. Thank you! E grazie a Let's Go, l'ultima piccola buona fortuna di questa round, grazie Rino. Mille. Se lo chiami si arrabbia. Ah. È molto bello farlo. Mi va maledetto. Maledetto minivan. Dov'è? Di qua. Hai detto se serve il sale? Charlie! Te lo dice se serve il sale? Te lo dice se serve il sale, sì. Ah, non lo sape. Dove me lo dice? Su Jay? No, te lo dice nella lavagna. Ma che piscina che c'ha? È uno stagno, però vabbè. Com'è che faceva quella sigla? La freccia nera? Sibilando si scaglia? Sulla sporca canaglia? Sibila il vento, la notte si appresta e la dura foresta minacciosa si fa... Sono veramente vecchi. Cazzo, sulle mani chi l'ha presa? Rileva la presenza del fantasma con una candela. E ovviamente cosa non abbiamo? Sì, ma io non ho capito, ma io suona due. Bonnie, suona due. Dove? All'ingresso delle scale per scendere. Cioè, qua. 5! 5 qui! Oh, Lino, ognuno per sé, ciao! No, okay. Non so chi seguire!
Grazie Bruce per i 12 mesi, il signor Balocco per i 60 mesi, grazie mille. Segnate MF5. Dov'era? Era in cucina. È morto Lino? Lino, sei morto? No, sto parlando con Marco. No, sto parlando con Marco. Va bene. Con me? Marco, come sei morto? Sei stato tu scemo, t'ho visto. Sono io, sono stato io. No, volevo che veramente accendere le luci, non so se serve. Niente. Ah, culo, non li parla. Grazie Spinny per la sabra regalata. Qua di nuovo ricomincia. Sempre sembrano non esserci però, eh. Non ne ho, oh, ne ho sta sono l'MF. Sto zitti. Riccardo, dai, Marco, sei qui, Mark, sei qui. Hello? Ehi! Dove sei, gatto? Dentro l'armadio. Vado a comprare... Ti clippa la faccia, ti clippa! No! Ma cosa fai con sta mano? Ma quanto va dentro? Guarda! Guarda! Che succede lì? Ehi! Yeah. Siamo noi fantasmi. Madonna. Ma sai che quando ho scoperto che le macchine in Italia non fanno questa cosa qua, sono rimasto molto interdetto. E quando l'hai scoperto? Quando sei arrivato da quale paese? Scusami. Eh no, quando da piccolino vedevi i film, cioè, tutte le macchine americane lo facevano, tutte. In tutti i film, vero, in tutte le serie. Scusa, la prima macchina che mio papà ha avuto con il controllo remoto non faceva questo mestiere qua. Ah, porca. Ma in realtà non ho mai visto nessuno, che avesse questa cosa. Scusa, vado a lavorare. Voi sì? Cioè, in Italia ci sono queste? Grazie a Dico per la subba. C'è andato Lino? Ma non sono andato a lavorare, almeno facciamo dei soldi. Vado a controllare. E mia auto lo faceva l'antifurto. La videocamera. Va bene. Questa è casa mia, entra. Mai sentito io? Dovremmo trovare l'oggetto maledetto, gatto. Io stavo facendo salotto, come mi stavano ammonendo. E siamo in salotto, facciamo salotto. Allora, vedi dei quadri? No, vedi dei tarocchi? Cos'è che vedi? Dei quadri? Un'attività. Basta un po' sta cazzata. Che cazzo vuol dire? Ah, è bavangulo. Che ne so, c'è un'attività fantasma. Descrivimi per bene quello che i tuoi occhi vedono. Una maratona? Un grafico che a quanto pare ha avuto una piccolissima impennata. Ah, ma sei al van, sei? Sei al van? Sì, ho detto vado a vedere la foto con videocamera. Io sono un grande fan del van, sai? E quindi sono andato nel van a controllare la videocamera che non... Uno dei miei film... Che... Ok. Sono cagato in van! Tutto bene? L'ho sentito sono nel basement, l'ho sentito fortissimo. Non me l'aspettavo, scusate. Comunque uno dei miei film preferiti del van è Senza esclusione di colpi. Com'è la camera da letto? L'MF era qua. Mi ha sussurrato qui ma forte, raga. Madonna, mi sono spaventato. Ma io ho sentito io ho sentito fortissimo di sotto. Lo specchio maledetto? No, è uno specchio normale. No, è normale in bagno. Ma secondo te perché si lavano le mani col Jack Daniels? Dove sei? Sei cattivo? Mi piacciono i... Che musica ascolti di solito? Mark! Marco! Ragazzi, per errore mi sono inculato un cellulare. Ah! A che serve? Niente. Non lo so, era maledetto. Era la cover di prima? No, non credo. No, aspetta. Ho trovato una forchetta. Adesso c'è in testa la freccia nera. Vado a Ma vedere ragazzi, i tarocchi possono essere dentro anche da qualche parte? Nei cassetti, mi sa di sì. Non si aprono questi. Ma sì, questo sì. No.
Per qualche momento, per qualche motivo adesso ho in mente le canzoni che ascoltavo ai tempi del campo scuola, tipo Siamo soli, un po' malinconiche così, in questo momento di buio. Ah, possono essere anche dentro, dicevano. Suona, oh. Karim! Riescono qui dentro. Ho trovato un osso. Che livello è, gatto? Non lo so, ma io... Vai, scemo! Ti sto distante, se prende te, scusa. Sir, grazie per i 6 mesi, buonasera. Ogni 3 mesi mi ricordo di rinnovare, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Ho trovato le carte. Ho trovato le carte. Dove sei? Io ragazzi ho trovato una patata con la faccia. Ho una patata con... una patata maledetta ho trovato io. Facciamo un unboxing. Prova, sì, fai. E che serve la patata maledetta? No, una torre. Ho trovato. Sopra, okay. Ragazzi, scusatemi. The tower. Poi ho trovato una morte. Ah, sì, oh no! E il gatto è morto! No! È chiuso, cazzo. C'ho la patata maledetta per... La patata maledetta! Ah! Speriamo che mi resusciti. Ma perché hai appeso un muro, gatto? Carino. No, io lo vedo tutto spaccato, ma... Guarda, guarda dalla mia prospettiva, ti prego. Ma togli una foto. Clippategliela che poi la guardo. Ok, ho trovato l'eremita, che però è diventato un'altra cosa. Come si chiama quella per risurrezionare? Non ho più pallidea. Sono tra tutte le carte che si bruciano, in realtà. Il diavolo! Vaffanculo, vado via. Vai, vai! Non vedo. Dove va? Dove va? Cosa fa? Cosa è successo? Perché? Hai fatto? Sì. Cosa? Ho finito le carte. Hai trovato quella per tirare su gatto? No, no. Purtroppo no. Troviamo questo fantasma. Sono finite le carte? Sono triste. Grazie Mentina, allora, per 10 mesi. Mi senti? Ma adesso come capiamo qual è il fantasma? Con gli oggetti che abbiamo? Abbiamo MF5 poi dritto per la mia schiena e anche per l'inquadratura. Adesso in teoria sono seduto correttamente, ho le gambe quasi ad angolo retto. Allora, tipo queste qui, allora, per provare le impronte. Non ho trovato nulla. Non credo siano per le... E questa è una glow stick. Non credo serva per trovare le impronte. Allora, come? È una glow stick. E mica raggiù V la glow stick. Ma lo stesso colore, ma lo specificatemelo da qualche parte, vabbè. Ma che cazzo? Poi cosa... Come sono? Sono troppo basso adesso? Adesso sono bassino, vero? O sono giusto? No, dovrei essere giusto adesso. Anche a me fa male. Pelo basso. No, ma se non ho capito male, te lo dice sulla lavagna. Per capire la presenza c'è la candela, che però non abbiamo, vedi? La seconda adesso? Vabbè, sono su di poco. Potrebbe andare bene così.
Abbiamo però la macchina fotografica, magari riusciamo a fotografarlo, dai. Così va bene? Okay, tu prendi la fotocamera. Ma sul decentrato, ok. Dei pirulini. Le orbe. Cioè, se la metti proprio in mano. No, 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 volevo fare le foto. Ah, volevo fare la foto non... così almeno abbiamo quella, ci dà un po' di soldi. Adesso dovrei essere più o meno giusto con la gamba più o meno 90 gradi, un po' meno di più, però. Se abbasso la videocamera mi si taglia le orecchie del gatto, mi sta un po' sul cazzo. Devo essere sincero, non vado matto per il fatto che si tagli lì. Mi piace che si veda lì. O lo metto ancora più in alto, però lì divento proprio la Madonna poi. Se la punto in alto e che guarda in basso. Non è bellissimo poi. Abbassando la camera invece mi taglia così. Mi taglia sul petto. Allora. Indietro cosa? Non li sento parlare. Gatto? Però. Dimmi. Ok, ah, sei morto, giusto? Ti vedevo qui, scusami, non ci avevo ragionato. Ha scritto. Segnate, ha scritto. Ragazzi, non posso abbassarlo. Quindi, il gatto è attaccato al muro. Ha scritto. No. Libro spiritico? No. Ma che sto facendo? Sì, è il libro spiritico. Amici, è sicuramente uno spirito. È sicuramente uno spirito. Segnate, abbiamo... Segna, spirito, non si può. Mezza conferma. Possiamo noi? Okay? Sì, sicuro. Possiamo. È uno spirito. Segnate e fidatevi di me. Okay? Mi fido. Speriamo. Beh, io me ne vado. Oddio. Mi smuoto qui intanto. E la camera, ragazzi, se la alzo, poi dopo mi fa l'effetto nano. Karim? Sì? Ah, ok, no, non serve, ti sento su Discord. Stavo guardando... Ah, scusami. È perché se alzo troppo ancora, poi dopo è brutto l'effetto. Mi vedete la fronte. No, così va bene, devo dire, è una buona via di mezzo. Credo sia stato... Credo sia per morire. Sì, 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 guardalo. No, no. È vivo? Sì. Devo semplicemente cambiare sedia, ragazzi. L'hai vista quella nuova della Secret Lab? Vabbè che tanto tu stai in piedi. L'ho vista, sì. Sì, l'ho vista. Le sembra ergonomicissima. Tra l'altro ho rovinato già il parquet. Con la sedia? Sì. È normale, normale. L'ho fatto anch'io, guarda, mi sono incazzato. È che mi fa incagare quei cosi da mettere a terra, ma lo metterò per forza. Hai disegnato? Dopo trasloco la sento più bassa. È probabile anche quella, Ricky. Magari sì. No, vediamo, magari è uno spirito davvero. No, ok, è già rovinato, ragazzi. Però io sono qui da settembre. Cioè, devo fare in modo di non peggiorare la situazione. Era un'ombra. Imbecille. È un scritto ombra. Ma che cazzo dici? È il tuo spirito. Ma sei coglione, hai detto spirito! Ah no, poi ho cambiato, non mi avete sentito. No, vabbè, no. Prego. Signore. Madonna santa. Vabbè, direi che possiamo anche abbandonare Phasmo per un altro po'. Ma almeno per 8-7 anni. Però possiamo provare i pezzotti. Secondo me quelli sono sempre più intriganti. No, certo, però vabbè, lasciamo perdere. È stato terrificante. Neanche 2 ore siamo riusciti a fare qualcosa in 2 ore. No. Abbiamo sono dell'altezza giusta, si vede bene il logo, si vede la mia faccia, va bene. Io l'ho segnato, credo di sì, ma mi fa venire il dubbio. Dai, sarò divertente. Non è andata malissimo, meglio di altre volte, no. Sicuramente. Sì, meglio di altre volte. Però è pesante. Sì. È lento, porca miseria. Sì. Non si riesce a capire come giocare bene. Le ruote di ricambio in gomma, veramente? Ma chi? È la sedia. Veramente ci sono le ruote di ricambio. Ah, per la tua sedia, ok.
A tutto schermo sei giusto. Nel gioco c'è troppo vuoto sopra, secondo te? Croppala solo in quando in game, sì, esatto. Vabbè, taglio un po' le orecchie, tanto in game chi se ne frega, dici. Sì, sei, vedi, quando sei in game sei in basso a destra rispetto alla webcam. Dovresti anche spostare un po' più a sinistra tutto quanto. Ho sbagliato tutto. Vabbè, rimedierai. Va bene. Io vi ringrazio, mi sono molto molto divertito anche alla caccia di questi piccoli fantasmi. Tipo è un po' più quadrato. Grazie Lino. Quindi io niente, vi saluto. Okay. Ciao, grazie, bello. Grazie ancora per la compagnia, è stato molto molto divertente. Ciao amici. Ciao. Finisco questa cosa qua. Va bene così? Aspetta, come si chiama? Sì, adesso sei un po' più centrato qui. Ciao belli. Tanto poi dopo full cam è bello che sia così. È bello con tutto. Tu hai la... Hai una roba che sta, credo, ammazzando più o meno metà della tua chat. La punta delle antennine del logo tocca il bordo sopra. È voluto, perché... Ed è un errore grave. Lo so, però le cose sono due. O lo taglio un po' e fa cagare di più, o lascio più spazio e taglio ancora sotto da me. Quindi devo per forza Io taglierei. Tangere è tremendo. No, preferisco così. Non ce la faccio a tagliare. Tra l'altro, hai visto che ho messo una selezione di elmetti? Ho visto, sì. Ho visto. In mezzo col gong lì. Cos'è quel cubo nero? Da parte Quale? Il gong, sì. Il cubo nero a tutto a sinistra. Ah, la scatola di Sea of Thieves. Per coprire la luce? Sì, però è anche bellina. Aspetta, guarda. Adesso che ho risistemato, perché ho avvicinato la camera, adesso io sono sempre a fuoco e dietro è sempre sfocato. Sì. Non ci sono più i giochini di merda. Quindi devo far così e dovresti vederlo. Lo vedi? Sì. Bene. Ah, figo. Adesso ha messo a fuoco la felpa. È un tam tam, non un gong. Oh. Ah. La nostra vita è stata una bugia fino adesso. Però io voglio sapere di più di queste ruote di gomma della Secret Lab. Cazzo. E loro hanno fatto anche la scrivania. Solo che è troppo piccola per me. Babini. Io ringrazio Karim per la compagnia. Prego. E ringraziamo Lino andandolo a trovare. Ride, facciamo... Ride solo umido e gli diciamo che te frega della home, ci siamo noi, eh? Grazie a tutti belli per sub, la compagnia, tutto quanto, spero vi siate divertiti, ci vediamo domani mattina con Kingdom Come che mi sta piacendo da morire. Buonanotte. Ciao. E a domani.